un vero e proprio dream team questo pomeriggio per la loro disponibilità, ma soprattutto per l'entusiasmo con cui hanno aderito a questo evento. Ci hanno forse dimostrato che abbiamo organizzato qualcosa di interessante e qualcosa di diverso. Vogliamo parlare di sport, si è parlato tanto in questo anno di giustizia telematica, di problemi legati comunque al diritto al tempo della pandemia, ma mai nessuno aveva parlato di sport. Eppure lo sport non è un aspetto marginale della nostra vita, ma è una parte fondamentale ed è un mondo che impatta e riguarda da vicino il mondo forense e la nostra professione, non solo dal punto di vista normativo e regolatorio, ma lo sport è anche business, lo abbiamo visto in questi giorni con la cronaca presente in tutti i giornali. Le squadre sono delle vere e proprie industrie e come tali hanno la necessità di essere affiancate dai professionisti per essere seguita in tutte le loro attività. Lo sport è anche passione, è anche tifo. E cos'è successo in questo ultimo anno? Abbiamo assistito ad una vera e propria schizofrenia giurisprudenziale, in particolare per quanto riguarda il divieto di accesso a stadi di fatto e di diritto inaccessibili. Poi vogliamo concentrarci su quelli che sono in realtà gli aspetti virtuosi che il mondo sportivo ha saputo offrirci in questo anno orribile. Ma lo sport è anche associazione ed è anche associazionismo forense. Qui a Padova abbiamo il piacere di avere un'eccellenza sul piano nazionale, una sorta di Real Madrid delle associazioni sportive forensi. Lascio quindi la parola all'avvocato Mario Martinelli, non prima di avervi dato alcune indicazioni tecniche per quanto riguarda il convegno. Allora, per il riconoscimento dei crediti è necessario lasciare una firma in entrata, quindi chi non l'avesse già fatto, per cortesia, segni il proprio nome, cognome e il foro di appartenenza nella chat. Verrà richiesto di mettere un'altra firma dopo la pausa, più o meno verso le 16:30, e una terza firma alla fine. Vi preghiamo di lasciare la chat libera, altrimenti per noi è un inferno poi registrare le presenze. La chat libera ci serve inoltre perché se ci sono delle domande vi invitiamo a farle in chat, così poi possiamo proporle ai nostri relatori. Infine, microfoni chiusi e per cortesia telecamera accesa. Vi ringrazio di nuovo per la vostra presenza e lascio la parola al collega Mario Martinelli per i saluti. Buon pomeriggio colleghe e colleghi, grazie soprattutto ad AIGA per questo gentile invito. Ci consente come associazione U-Sport Padova, che è un'associazione che si occupa di attività sportiva e ricreativa in ambito forense ormai da oltre 50 anni. E ringrazio anche per i lusinghieri complimenti il collega di AIGA, il vicepresidente Castagnotto. Volevo in poche parole e darvi alcune pillole più che della realtà associativa di U-Sport Padova, di quel fermento associativo che si è creato a partire dagli anni 50 e 60 nell'ambito delle attività forensi, quando un gruppo di avvocati che sono partiti dalle province di Vicenza, Padova, Verona, hanno cercato di creare delle polisportive, perché all'inizio così sono nate queste manifestazioni, per riunire e aggregare nel dopo lavoro delle attività sportive e ricreative degli avvocati, ma non solo, anche dei magistrati, dei notai, dei cancellieri e in buona sostanza di tutti gli operatori del diritto che operano in ambito forense.
Queste aggregazioni inizialmente spontanee poi si sono tradotte in vere e proprie manifestazioni organizzate, tanto è vero che a partire già dagli anni 60 e in particolare nel 1966 è stato organizzato per la prima volta in Italia un campionato nazionale forense, quindi dedicato solo agli operatori del diritto, ed è stato organizzato a Cortina attraverso una gara di sci, per cui il campionato nazionale forense di sci risale niente poco di meno che al 1966. A seguire poi le attività del calcio, dello sci, del tennis, del ciclismo, della corsa, del basket e di altre attività sportive che hanno iniziato a prendere corpo negli ultimi anni, si sono sempre più evolute e strutturate, a tal punto che a partire dagli anni 70 e 80 molte manifestazioni hanno acquisito una caratura nazionale e addirittura, soprattutto in certe discipline come il calcio, si è arrivati a campionati europei e campionati mondiali. Il Sport Padova ha partecipato per la prima volta nel 2008 a un campionato mondiale di calcio e vi assicuro che trovarsi con 1500 avvocati di tutte le parti del mondo e avere la possibilità di confrontarsi, di stare assieme per qualche giorno è stata un'esperienza indimenticabile e anche un'esperienza che, per quanto riguarda il nostro lavoro, se ci limitiamo all'ambito strettamente forense, è anche non semplice da realizzare. Oltre a ciò, per quanto riguarda le organizzazioni degli altri sport diversi dal calcio, che poteva avere una maggiore popolarità, nonostante il periodo di Covid, non dimentichiamo appunto che il titolo e l'argomento di giornata è il diritto sportivo, ma legato al Covid, nonostante il periodo di Covid e una situazione di particolare difficoltà anche proprio per le attività dell'associazione, anche se i singoli associati hanno continuato a svolgerle, fortemente la nostra associazione ha voluto accettare l'incarico di organizzare il campionato nazionale di ciclismo, che doveva essere organizzato nel 2020, ma verrà invece organizzato nel 2021, con tutte le difficoltà che ci potevano essere, che speriamo in buona parte siano state risolte. Però a settembre Padova ospita il campionato nazionale forense di ciclismo. Dopo questa notizia, volevo, consentitemi infine, rivolgere un appello a tutte le colleghe sportive che in qualche modo hanno il cuore sportivo, la passione per lo sport e hanno anche il desiderio di trascorrere qualche momento assieme di aggregazione anche dopo il lavoro strettamente legato all'attività forense. Volevo rivolgere questo appello alle colleghe e a tutti i colleghi che sono a conoscenza di colleghe appassionate di sport, perché sarebbe assolutamente opportuno che sia nella realtà di Padova che assieme ad altri fori tipo Bologna, tipo Roma, tipo Catania ha una tradizione ultra cinquantennale, riuscissero finalmente, perché questo è quello che manca adesso in particolare nel movimento sportivo forense, ad organizzare delle squadre sportive per dar vita a rapporti di colleganza anche tra ragazze e signore, perché ricordiamoci che nella U-Sport una volta entrati la maglia c'è per sempre, perché ci sono manifestazioni addirittura per atleti fino agli 80 anni. Mi sembrerà impossibile, eppure sia nella disciplina dello sci che in quella della corsa che in altre discipline sportive suddivise per categorie si può partecipare fino ad età avanzata con i pari età. E quindi l'appello è non solo alle giovani ragazze di AIGA, ma anche a tutte le altre colleghe avvocate, avvocatesse, che
facciano un passo avanti nella direzione dello sport forense e che per la prima volta sarebbe un fiore all'occhiello per il Foro di Padova, si riuscisse a creare una squadra, perché ci sono già molte ragazze super preparate a livello di tennis, di corsa, però manca una squadra, per esempio manca una squadra di volley, manca una squadra di basket, e il mio auspicio, e con questo saluto e ringrazio tutti e saluto nuovamente gli illustri relatori e ringrazio nuovamente Aiga, un saluto a tutte le colleghe e i colleghi, con questo auspicio di partecipazione femminile vi auguro una buona continuazione di convegno. Grazie all'avvocato Martinelli, buonasera a tutti. E io sono l'avvocato Algiundi. Buonasera a tutti, chiedo scusa, problemi di audio. Io sono l'avvocato Algiundi, oltre ad essere ovviamente parte della famiglia Aiga, sono consigliere dell'ordine, quindi vi porto il saluto del consiglio dell'ordine. Vi do il benvenuto e vi ringrazio, saluto i colleghi e i numerosi amici che vedo collegati. E abbiamo deciso di proseguire nell'ottica di un percorso formativo che Aiga cerca sempre di differenziare. Noi si cerca sempre di introdurre delle tematiche che naturalmente attengono a quello che è l'universo giuridico, ma che poi possano anche interessare dei temi, interessare degli ambiti che sotto certi profili toccano quelle che sono le nostre passioni, quelle che possono essere i nostri interessi. Cosa c'è di più bello, mi verrebbe da dire, per noi collegati, che immagino siamo tutti amanti dello sport, di riuscire a coniugare quella che è quello che è l'amore, quella che è la passione per, appunto, per le discipline sportive con il diritto. Proprio per questo abbiamo pensato di offrirvi un pomeriggio di approfondimento su tematiche che naturalmente atterranno a temi di natura giuridica, ma che per l'appunto ci consentiranno di spaziare su ambiti che sicuramente sapranno suscitare il nostro interesse. Diritto, sport e Covid, non ci preoccupiamo, non parleremo di Covid se non ovviamente in relazione alle tematiche che oggi ci interessano. Come ha detto l'avvocato Castagnotto, che ringrazio perché senza il suo preziosissimo operato, senza i sacrifici e la fatica che lui ci regala per organizzare questi pomeriggi insieme, l'organizzazione di questo convegno non sarebbe stata possibile, un vero e proprio dream team di relatori. Avremo l'avvocato Jacopo Tognon, collega del nostro foro che tutti noi conosciamo, già vicepresidente della Lega Pro, docente universitario, giudice presso il TAS di Losanna, già componente della Commissione Diritto e Sport del Consiglio Nazionale Forense, che saluto e che ringrazio, il quale si soffermerà su uno dei casi che più hanno attirato la nostra attenzione, ovvero le tematiche relative alle sospensioni delle gare in relazione agli eventi legati alla pandemia. Ci sarà qualche riferimento per l'appunto al caso che ha interessato la nota vicenda della partita fra Juventus e Napoli e per l'appunto alcuni riferimenti a quali conseguenze possono derivare sui campionati, sulla competizione sportiva in relazione appunto ai problemi legati alla pandemia. Seguirà poi l'intervento dell'avvocato Pierfilippo Capello. L'avvocato Capello ci intratterrà invece sotto un aspetto, se vogliamo, più manageriale, quindi come le società sportive curano l'aspetto delle acquisizioni, curano l'aspetto appunto della tutela del proprio business, della tutela dei propri affari durante un periodo pandemico. Ecco che quindi l'avvocato Capello, che saluto e ringrazio, ci consentirà di allargare la nostra prospettiva, illustrandoci quello che è il ruolo dell'avvocato nell'acquisizione, nelle operazioni straordinarie che riguardano le società sportive. Lo sport non è solo brand, non è solo affari, lo sport è anche, se mi consentite, sentimento, lo sport è di noi tifosi, è di noi appassionati. Ed ecco che quindi ringrazio e saluto l'avvocato Giovanni Adami, avvocato penalista noto a livello nazionale, il quale si soffermerà sulle
su quella che l'avvocato Castagnotto ha giustamente definito una schizofrenia giurisprudenziale in relazione appunto alla, alla modalità di coniugare da un lato le misure, gli stadi che sono chiusi con le misure di natura personale, quale può essere il DASPO, che possono appunto riguardare i soggetti che vengono colpiti. Quindi l'avvocato Adami ci illustrerà qual è il ruolo dell'avvocato e cui il soggetto si può rivolgere qualora venga attinto da misure di DASPO, e ovviamente anche l'avvocato Adami sarà in grado di regalarsi una prospettiva che non è certamente una prospettiva ordinaria, una prospettiva che vediamo tutti i giorni. Chiuderà l'intervento del dottor Enrico Castorina, amministratore delegato di Verde Sport, che ringrazio per la sua disponibilità. Il dottor Castorina, che fortunatamente per lui, ovviamente è una battuta, non è un legale, ci consentirà di entrare all'interno del mondo del business. Abbiamo fatto del business sportivo e della gestione, non solo dell'evento sportivo, della gestione dell'impianto sportivo. Ecco, l'avvocato Castagnotto ha fatto riferimento alle vicende legate alla Superlega. Il dottor Castorina manifesterà quelle che sono le sue riflessioni su cosa ci può aver insegnato questa esperienza di 48 ore, così pare, della Superlega, così come il Covid ha modificato quelle che sono le strategie aziendali delle società sportive per consentire di mantenere un rapporto, chiamiamolo se vogliamo fiduciario, con i nostri, con gli appassionati, quindi come venire incontro alle esigenze degli appassionati anche in tempo di pandemia. Prima di lasciare la parola all'avvocato Tognon, ma non vorrei coglierlo in tranello, vedo che è connesso anche l'avvocato Bonavina, che è assessore allo sport presso il comune di Padova. E mi scuso con Diego se non ho potuto ovviamente anticiparlo prima, non sapevo che si fosse iscritto. Se Diego ha piacere di fare un saluto, io gli cedo volentieri la parola e poi può cominciare l'avvocato Tognon. Grazie mille. Io sono come uditore quando si parla di sport, sono felicissimo, mi sono iscritto volentieri a questo incontro, perché c'è sempre da imparare, c'è sempre da rimanere aggiornati. Poi voglio dire, conosco profondamente Jacopo e quindi mi fa sempre piacere ascoltarlo. Mi fa piacere soprattutto che ci sia tanta gente iscritta, perché sono convinto che lo sport sia il massimo dei veicoli di aggregazione di tutti, indipendentemente dall'età. E quindi soprattutto in un momento storico difficilissimo per tutti e in particolare per il mondo dello sport, è bello essere aggiornati, è bello soprattutto parlare di qualcosa di positivo, perché intravediamo qualcosa di positivo, e di questo speriamo di aver ragione. Ecco, questa è la cosa più importante. Quindi buon lavoro, grazie mille della possibilità di avermi fatto salutare tutti gli amici e colleghi che sono collegati, e quindi buon lavoro e buon convegno. Grazie molte a Jacopo, grazie. Grazie a te Diego, ci fa naturalmente piacere, ci onora avere anche una presenza che non è solo di un collega stimato, conosciuto, ma anche istituzionale, se così si può dire. Quindi cedo volentieri la parola all'avvocato Tognon, il quale per l'appunto ci introdurrà il caso AS Campania Juventus Napoli, problematiche relative a campionati sospesi e obbligo di pagamento degli stipendi, chi più ne ha più ne metta. Prego, avvocato Tognon. Intanto grazie, buongiorno, benvenuti a tutti. Vedo anche, siccome poi non so, il random che ci dà Zoom mi mischia le varie tessere, a fianco a Diego Bellamina anche Alberto Flaminio, che anche lui tra l'altro è un assessore, no, allo sport in un comune della cintura di Selvazzano, e quindi saluto con piacere anche Alberto, tra l'altro, e tutti i molti amici che vedo connessi ovviamente. E ho due motivi per essere molto felice oggi di essere qui. Il primo, perché ho fatto tantissimi anni in AIGA Padova come socio ordinario, assolutamente silente e ignavo, va detto, ma partecipante agli ottimi eventi che venivano organizzati, e in un'occasione, prima ho visto transitare anche Tito Burla, partecipando a un direttivo nazionale in quel di Nola, ma è passato qualche anno, e devo dire, ho apprezzato non solo la capacità e la validità dei nostri colleghi di AIGA Padova, ma soprattutto il fatto che fossero molto stimati e molto quotati anche a livello nazionale. L'ho toccato in prima persona, per cui sono molto felice di poter parlare a questo convegno organizzato, un'associazione che mi è rimasta nel cuore, che per raggiunti limiti di età, ovviamente, visto che giovani non si è più, da meno giovani avvocati, da 3-4 anni,
era giusto evidentemente pensare a qualcos'altro. Secondo elemento di felicità che ho è quello di essere in un panel di grandi amici, in realtà, ma quello si dice sempre, tutti amici, no, qui siamo amici, succede, perché con Nane Adami, che vedo collegato da qualche spogliatoio di una squadra di basket, perché dietro hai il locker room, immagino, anche se mi hai detto prima di no, ma sicuramente è così. Lui è stato un gran giocatore di pallacanestro, siamo stati compagni del liceo, ci siamo molto divertiti. Non ti spoilerò quello che poi vuoi dire dopo, perché se no, cioè, voglio dire, ti tolgo il gusto della tua battuta, te la lascio fare alla fine, non preoccuparti. Ma ho una grande stima e amicizia anche con Pierfilippo Capello, ho fatto tantissimi convegni insieme, in giro per il pianeta, nei bei momenti in cui si poteva girare. E con Enrico Castorina ho una quindicennale frequentazione dai tempi in cui ho iniziato a dare un contributo al Master SBS, anche poi per raggiungere, per dare una mano anche al coordinamento negli ultimi anni. Tema dell'incontro, appunto, diritto, sport e Covid. Fondamentalmente il mio intervento si tratterà di un intervento di carattere generale, in principio, poi faremo una sintesi degli interventi legislativi, quelli più importanti, ben inteso che per poterli curare tutti ci vorrebbe un pomeriggio intero, soprattutto è anche complesso metterli tutti insieme, quindi vedremo di segnalare quelli più importanti, quelli più appropriati. Di certo faremo una piccola riflessione sul caso Juventus-Napoli, un caso che peraltro non è stato isolato oggi all'interno appunto del panorama dei campionati e dei tornei, e infine qualche riflessione sarà opportuno svolgerla anche in relazione a quelle che sono state le tematiche relative ai campionati, alla sospensione dei campionati e dei tornei, e a un tema molto caro sicuramente anche a Diego, appunto, come importante referente AIC, del pagamento dei giocatori in ragione appunto di quella sopravvenuta pandemia. Il mio incontro col Covid, per fortuna non c'è stato, ma il mio incontro con la tematica Covid è, ce l'ho preciso, e ho anche una data veramente scolpita, che è il 22 febbraio del 2020, più o meno tutti ci ricordiamo cosa è successo in quei giorni. Io me lo ricordo perché ero in treno e mi raggiunge una telefonata di Lino Chileser, che chi non conosce era il presidente di una società di calcio, che all'epoca partecipava alla Lega Pro, poi sfortunatamente retrocessa, era Zegnano Calcio, avrebbe dovuto giocare col Calcio Padova domenica 24 febbraio. Siamo nei momenti del paziente zero, no? Siamo nei momenti della prima partita sospesa, fu proprio in Lega Pro, una partita del Piacenza, in ragione del fatto che il primo grande cluster fu nella famosa comune di Codogno, che in realtà è, per chi conosce le zone, una prosecuzione di Piacenza, né più né meno, come per dire noi e Servazzano, visto che l'abbiamo menzionato prima. C'era il caso di Vo, ovviamente, no? Come vi ricorderete. Sì, mi dice, ma cosa che facciamo? Giochiamo? Dico, ma tranquillo, si gioca, voglio, non vuoi che ci siano problemi, ma assolutamente no, ma scherzi, col pubblico, ma sì, ma non ci sarà nessun problema, sarà chiaramente qualcosa di sottoletto circoscritto, vedrai che sarà tutto sotto controllo. Le mie previsioni, come spesso capita, si azzeccarono puntualmente, e la partita non fu giocata e iniziò quel periodo di emergenza del coronavirus che, ahimè, purtroppo ancora non ci ha del tutto abbandonato. È un periodo, quello, soprattutto quello del primo lockdown, che, entrando nella fase adesso normativa, ci ha messo a conoscenza di uno strumento normativo che fino allora, sfido chiunque di voi 95 dirmi chi sapeva cos'era un DPCM all'inizio, probabilmente solo pochi appassionati di diritto costituzionale e dintorni sapevano cos'era questo strumento utilizzato, e abbiamo avuto tutta una serie di DPCM intervallati da alcuni decreti legge che hanno dato e ci hanno consentito di, anche sotto il profilo delle competizioni sportive e dell'organizzazione, di dare delle misure che da un lato dovessero contenere meno la diffusione del virus e dall'altro evidentemente consentire lo sviluppo delle competizioni in sicurezza. Ne menziono alcuni, quelli più importanti. Il primo è proprio del 9 marzo 2020, che sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, ma in realtà consente ancora, almeno fino al 1 aprile, le strutture di allenamento di atleti professionisti e non professionisti all'interno degli impianti di ogni tipo, con quella caratterizzazione nazionale che consentiva in determinati settori di poter proseguire. Questo tema, tra parentesi, cioè quello del 9 marzo 1 aprile, sarà interessante perché poi in chiusura di intervento andremo appunto a ragionare in materia proprio di possibilità di retribuzione piena, completa, parziale, a seconda appunto dei momenti in cui c'è stato il grande, ahimè, fenomeno picco, cosiddetto picco pandemico.
Successivamente il DPCM 1 aprile 2020 fino al 4 maggio del 2020 va di fatto in quei 35 giorni circa, 34 per la precisione, va a disporre la sospensione anche delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti. Siamo in una fase critica, la vera fase è quella che tutti ricordiamo, la Pasqua dell'anno scorso, cioè il lockdown più duro, quello per cui fondamentalmente non vi è alcuna possibilità di fare attività sportiva. Dal 18 maggio 2020, quindi con DPCM 17 maggio, invece inizia a essere attività sportiva, attività motoria all'aperto, presso aree attrezzate, parchi pubblici, rispetto alle di sicurezza interpersonale, bla bla, tante cose che abbiamo letto appunto in questi mesi. Siamo scoperti tutti più o meno podisti, pur di uscire di casa, anche me appesantito ormai dagli anni, però poi fondamentalmente si è capito che in realtà l'attività sportiva per essere svolta in sicurezza necessitava di alcune tutele. Da lì il miglioramento dopo due mesi di lockdown duro delle condizioni appunto cosiddette epidemiologiche ha portato alle riaperture più generalizzate delle attività sportive di base, delle attività motorie in genere, le palestre, le piscine, al 25 maggio nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, come sappiamo, senza alcun assembramento. E di quel periodo, sono di quei periodi i primi protocolli attuativi che le federazioni, in particolare con il regime professionistico, Giovanni è anche presidente del Comitato Regionale Friuli di Pallacanestro, quindi conosce molto bene anche lui queste tematiche, hanno consentito, hanno permesso ad alcuni tornei di andare a conclusione, A, B e parzialmente la Serie C nel calcio professionistico, mentre la Pallacanestro ha deciso, con una scelta sulla quale si potrà anche ragionare insieme, se vuoi Giovanni, anzi, di, diciamo così, tra virgolette, gettare la spugna, che è un termine di un'altra disciplina sportiva, in ragione di criticità molto elevate, non ultimo il fatto che molti giocatori stranieri non erano più intenzionati a rimanere in territorio nel momento in cui appunto non si riusciva a garantire potenzialmente questa sicurezza. Successivamente si va al DPCM 11 giugno 2020, dove si consente la ripresa a eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionali, organizzate per gli sportivi internazionali a porte chiuse all'aperto senza la presenza del pubblico. In sintesi si riparte con le semifinali di Coppa Italia, ricorderete, di calcio, la finale di Coppa Italia e riprendono anche i tornei professionisti. È l'estate del 2020, è un periodo appunto, qui siamo ancora alle misure di contenimento appunto, è un periodo che effettivamente faceva sperare o faceva pensare che l'attività sportiva sarebbe potuta svolgere regolarmente anche più avanti. Abbiamo infatti poi un ulteriore DPCM, 7 agosto 2020, che consente a decorrere dal 1 settembre la partecipazione del pubblico ai singoli eventi sportivi di minore entità che non superassero il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto, 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso. Siamo ai primi di settembre, siamo alle regioni che iniziano a emanare ordinanze di apertura anche superiore. Io ricordo di aver visto la finale di Supercoppa di basket, appunto, dove, se non ricordo male, a Bologna, appunto, gli spettatori erano, in ragione di una ordinanza del presidente della regione Emilia-Romagna, ben superiori ai 200, anzi il 25% della capienza, era evidentemente di una possibilità che era consentita all'interno dei regolamenti vigenti. E cosa è successo poi ancora? È successo che nell'autunno, dal 26 ottobre 2020, siamo tornati di nuovo in una situazione critica, difficile. Anche qui sospese le attività di palestre, piscine, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche. E complessivamente siamo entrati in questa, in questo semestre, perché poi di fatto dal lunedì 26 si inizierà a rivedere lo sport di contatto, come sappiamo, poi avremo la riapertura delle piscine, avremo poi tutta una serie di ulteriori, speriamo, possibilità di ripresa di una vita normale, ecco, il più possibile normale, in ragione anche qui appunto di un nuovo percorso, quello poi peraltro che è caratterizzato dal processo vaccinale che è in corso in questo momento nel nostro paese. E le misure di contenimento evidentemente per la diffusione del virus, che sono quelle che vi ho assunto in questi 3-4 minuti, sono poi, portavano necessariamente delle eccezioni, in particolare per le competizioni di livello agonistico riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP. Cioè c'è stata tutta una serie di attività che sono comunque potute svolgere evidentemente in sicurezza con rispetto di protocolli
e che hanno consentito di atleti di un certo tipo, ovviamente, cioè agonistico, riconosciuti deprimenti di interesse nazionale, di poter proseguire l'attività. Su questo alveo si è poi innestata tutta una serie di situazioni che rivelano sempre un po' al confine, che hanno poi portato anche a riconoscimenti di livelli agonistici o di attività di interesse nazionale, forse anche non sempre, come possiamo dire, adamantini, ma che globalmente parlando evidentemente bisognava dare una, credo che questo fosse doveroso, fosse corretto da parte di un governo, dare e cercare di portare, categorizzare al meglio quelle che potessero essere attività consentite o meno, fermo restando che da molti mesi l'attività individuale all'aria aperta con attività motoria era stata ormai diciamo sdoganata. Il secondo piano di intervento invece normativo riguarda le misure per contrastare gli effetti del contenimento e la ripresa e il rilancio del settore, le misure di natura economica in sintesi. Gli interventi sono previsti nel DL 17 marzo 2020 numero 18, abbiamo tutta quella serie di decreti che poi per non andare a dare tutta una serie di numeri in questo momento, diciamo fondamentalmente si chiamano, partono con il nome rilancio, poi iniziano i decreti ristori 1, 2, 3, che ormai anche qua siamo arrivati, credo sono ricordo male, al quinto, e dove il governo e il legislatore hanno cercato di dare, per quanto possibile, vedremo se poi questo sarà sufficiente o meno, degli aiuti a un segmento, Diego, Alberto e tutti coloro che comunque si occupano di sport come voi sanno perfettamente, in grandissima difficoltà. Forse il più importante di questi, giusto per andare veloci sulle misure legislative, è il 34 del 2020, poi convertito con legge 2020, che ha portato a alcuni articoli significativi. Il primo, il 216 di quel decreto legge, sospende il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi e prorogando il termine di quel versamento per i versamenti dei canoni, fissandolo al 30 settembre mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili. Poi viene incrementato di 30 milioni l'apposito comparto del Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva e viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, articolo 217, articolo 217 appunto del DL 34 2020. L'articolo più noto per noi giuristi forse è il 218, probabilmente e in maniera anche non correttamente identificato come una sorta di possibilità di revisione dei format dei tornei, cosa che invece direi con un certo ragionevole grado di certezza non era, ma che ha conferito facoltà alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione, alla conclusione delle competizioni dei vari campionati professionistici dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, nonché i provvedimenti relativi all'organizzazione per la stagione sportiva successiva. E poi quello un po' che è successo, i campionati di A e B sono terminati, quello di C è rimasto invece in una sorta di limbo, terminata la fase regolare, si è arrivati a un veloce, rapido, in 20 giorni eseguito playoff, terminato il 22 luglio, iniziato il 30 giugno. È un play-out evidentemente tra le squadre che, ahimè, erano destinate a giocarsi l'ultimo posto per la retrocessione. Con l'articolo 81 invece del DL 104 2020 si è inserita una previsione molto importante, cioè imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali hanno la possibilità di avere un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento, di importo non inferiore a euro 10.000 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, dal periodo 1 luglio 2020 a 31 dicembre 2020, misura in proroga anche per l'anno in corso. Per quanto riguarda invece gli interventi legati alle singole, ai singoli sportivi, ai collaboratori sportivi, l'articolo 98 del DL 19 maggio 2020, numero 34, quello menzionato prima, fissò nei mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità nel limite pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI e presso le varie appunto associazioni, società, associazioni sportive dilettantistiche. Un'altra previsione molto importante è stata la possibilità di introdurre la cassa integrazione salariale, cassa integrazione per la prima volta introdotta appunto per gli sportivi appunto professionisti,
con retribuzione annua lorda non superiore ai 50.000 euro, quindi sicuramente ne ha giovato, direi, in gran parte sicuramente la Serie C, ma direi anche buona parte di B e in primavera di Serie A, realisticamente, nonché anche, credo, una buona parte di pallacanestro di Serie A, perlomeno per gli ingaggi evidentemente sotto i 50.000 euro. Tutte queste misure che appunto sto cercando appunto di velocemente come dire, commentare con voi, quindi fondamentalmente quelle economiche sono credito d'imposta, rimborso ai collaboratori sportivi, poi salito appunto agli 800 euro, e fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, e infine quello che riguarda appunto dicevamo la riduzione del canone di affitto per gli impianti sportivi, sono il pacchetto economico messo a disposizione del governo per lo sport nazionale in periodo di pandemia, e sulla cui adeguatezza o meno ovviamente potremmo di gran lungo soffermarci, sì, anche in questa sede, anche se onestamente il mio quinto senso e mezzo mi dice che probabilmente si può e si deve fare molto di più, e l'occasione che c'è adesso nel recovery plan, appunto in consegna appunto diciamo a fine mese in Commissione Europea per l'istituto di questi fondi, e la speranza è quella che chiaramente i fondi destinati al fenomeno sportivo possono essere ben più robusti, ben più importanti. E all'interno di questo, diciamo, di questa velocissima come dire, trattazione della legislazione di riferimento, evidentemente poi si innestano tutti i problemi collegati allo svolgimento, direi, ordinato, tra virgolette, delle competizioni e a quello che sono poi i riflessi macroeconomici degli stessi. Partiamo intanto dallo svolgimento delle competizioni. Non è un mistero che effettivamente il segreto di, il sogno di tutti, ho regolato un po' degli appunti che scambiavamo appunto l'anno scorso di questi tempi, quando ancora non si sapeva se si sarebbe concluso il torneo, se sarebbero conclusi i tornei, quando moltissime federazioni avevano ovviamente alzato bandiera bianca, era la speranza, era quella appunto di poter terminare la stagione regolarmente. In realtà ci sono riuscite solo la Serie A e la Serie B di calcio, no? Le altre invece fondamentalmente hanno dovuto cedere il passo a un fenomeno drasticamente, drammaticamente molto più forte. Direi che i problemi maggiori forse li abbiamo avuti proprio nella Lega che ho frequentato per più di 2 anni, dove siamo stati veramente in grossa difficoltà sotto moltissimi profili, anche macroeconomici, anche se a dire vero quest'anno il sistema ha tenuto oltre le più ragionevoli previsioni, all'ordo evidentemente di un paio di 2 o 3 casi che però appartengono a un fisiologico che c'era ben prima, anzi prima forse era anche peggio. Però diciamo la scelta di sospendere il torneo portava a due conseguenze: o l'annullamento e la cristallizzazione, no? Dei risultati, quindi tutti fermi, si riparte dalla categoria successiva, oppure scorrimento con promozione e retrocessione. Certamente una via ibrida non poteva esserci e non doveva esserci, cioè solo promozioni e non retrocessioni. È anche il motivo per cui effettivamente non sempre abbiamo trovato piena armonia, ma insomma è stato abbastanza pacifico, è inutile nasconderlo, all'interno delle varie componenti di governance, non solo della Lega Pro, ma anche delle altre componenti. Alla fine comunque si è riusciti a garantire uno scorrimento seguendo quello che è stato il modello poi fondamentalmente seguito dalla gran parte anche delle federazioni nazionali europee. Direi che le eccezioni fondamentalmente sono, ricordo male, sono la Francia, che ha sospeso senza assegnare i titoli, e anche, se non ricordo male, l'Olanda, però non vorrei dire una cosa sbagliata, mi pare che siano questi due fondamentalmente i due paesi che hanno seguito questa linea. Dicevamo, abbiamo fatto una rapida carrellata di tutto un insieme di normativa di settore. Adesso però, gioco forza, dobbiamo cercare di capire, o dobbiamo cercare di scrutinare, di verificare cosa è successo nella stagione sportiva 2020-2021, quella che è ancora in corso e quella che con fatica arriva al traguardo mica solo per il calcio, ma anche per tutte le altre discipline. È il cosiddetto problema della validità giuridica dei protocolli attuativi, cioè nel momento in cui una federazione si fa validare un protocollo, su queste ore una cosa appunto assolutamente che finisce a pagina 46 della Gazzetta, perché mi pare sia così il caso di Brindisi, Giovanni, come ho fatto molto riferimento appunto
al calcio. Brindisi è seconda in classifica, ma in realtà è potenzialmente prima perché 2-0 con Milano negli scontri diretti. Ha un focolaio con 6 giocatori più 3-4 tecnici. Insomma, è bloccata fino a fine mese dall'ASL locale, se non ricordo male. Voi provate a immaginarvi se fosse succedesse adesso nella Serie A di calcio, che adesso non c'è pilota per lo scudetto, ma l'Inter ha vinto da qualche settimana, però, ma anche solo per la corsa Champions, diciamo, il Milan che è il secondo che si blocca improvvisamente e con gli europei che devono iniziare, con tutte le scadenze che ci sono, ci sarebbe il patatrac, invece probabilmente mi risulta c'è proprio un'assemblea in corso, tra pochi minuti inizia l'assemblea penso di Lega Basket, quindi forse toglieranno, faranno i quarti di finale 2-3 invece che 3-5, forse Giovanni mi dai tu qualche aggiornamento, però per dire, ecco, è un problema di una attualità e volendo una drammaticità sul profilo sportivo molto molto forte. Il calcio è un caso specifico perché poi mi è stato suggerito di vedere anche il caso Juventus-Napoli e chiaramente è stato il primo che si è messo a studiare dei protocolli che potessero globalmente funzionare il più possibile. Certamente lo spirito poi del tipo di rapporto che si cementava tra i club doveva essere, dovrebbe essere solidaristico, nel senso che oggi capita a me, un domani capita a te, invece non è sempre andata così, anzi non solo non è andata sempre così, ma abbiamo ancora pendente un caso grosso, Lazio-Torino, proprio nella Serie A di calcio, in pro quest'anno in Serie C sono state rinviate più di 100 partite su 3 gironi, la B si è fermata per i recuperi, la D è stata flagellata, non ne parliamo, il basket più o meno mi sembra sia abbastanza sopravvissuto, compreso anche il volley, meglio rispetto ad altre discipline. Però, cioè, però chiaramente quando ci sono match, grandissimi match appunto, che spostano e muovono il pubblico televisivo, ahimè non il pubblico in presenza, ci possono essere anche delle ragioni di, no, non dico di convenienza, ma di un pizzico di opportunismo per cercare di non schierarsi o di non giocarsi il jolly o comunque di vedere se si possa ottenere un invio. La madre di tutti i casi poi decisa da una decisione, scusate il gioco di parole, decisa appunto dal Collegio di Garanzia Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, con decisione numero 1 del 2021 proprio, è esattamente il caso tra Juventus e Napoli. Cosa che succede? In una parola, succede che tra il 3 e il 4 ottobre si verificano tutta una serie di atti di natura amministrativa, insomma la faccio molto rapida perché il mio tempo si consuma, no? Non credo di avere più di 5-6 minuti, una decina massimo, a disposizione, e questo è un caso piuttosto complesso, però in buona sostanza succede che un certo momento, nel 3 ottobre, sabato sera, il Napoli decide di, come possiamo dire, sprenotare, si dice, l'aereo con cui l'avrebbe portato appunto a Torino per giocare contro Juventus, in ragione di una successiva comunicazione di chiarimenti di quello che doveva essere in buona sostanza il sistema di isolamento fiduciario all'epoca domiciliare per 14 giorni, perché dovevamo anche vedere le norme razione tempo disapplicabili. E il giorno successivo l'AS Napoli 2 Nord conferma il divieto di andare in trasferta, escludendo la possibilità eccezionale della trasferta in bolla. Le decisioni endofederali dentro, cioè alla giustizia sportiva, della FIGC in realtà sono contrarie a Napoli per vari motivi e in particolare per il fatto, il vero fatto, diciamo, come possiamo dire, trascendente, è che non sussisterebbe un factum principis, questo è un po' il tema che agita la questione, ma entrambi i giudici, il giudice sportivo che è il giudice di primo grado, fa riferimento a un principio di colpa, quindi va a applicare, diciamo, un discorso colposo. Viceversa, quello di appello ci va giù molto pesante, perché fa riferimento addirittura a un dolo, cioè alla, come sapete meglio di me, per avere preordinato la possibilità di non andare a giocare la partita in ragione del fatto che i due giocatori fondamentali mancavano e loro volevano giocarsela al completo. Ecco, queste due ricostruzioni avrebbero portato a escludere l'applicabilità dell'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta. Invece cosa succede? Succede che il Collegio di Garanzia rovescia la decisione, la partita si è giocata pochi giorni fa, tra l'altro, quindi sono passati 6 mesi, Napoli forse non è andata neanche granché bene perché poi alla fine l'ha anche perduta sul campo. Ma al di là di questo c'è da dire che la riflessione e le argomentazioni che il Collegio di Garanzia mette appunto nella sua decisione 1-2021 sono assolutamente
diventate poi, diciamo, il cosiddetto leading case, cioè il caso determinante, decisivo per poter risolvere questi casi, e cioè in buona sostanza gli atti delle ASL, e in particolare qui si fa riferimento a una circolare del Ministero della Salute, la 21463 del 18 giugno 2020, interpretata secondo tutto un procedimento logico giuridico di alcuni commi che sono, vi sto a dire perché è anche noiosa come parte, però ci dice che entrambi sono e risultano, devono essere atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali che cedono di fronte ai medesimi, perché applicativi appunto di una circolare emergenziale del Ministero della Sanità e perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata circolare. Questo appunto è in parte motiva effettivamente il l'obiter dictum del collegio di garanzia, responsabilità, conclude il collegio, che non può di certo essere individuata nella richiesta di chiarimenti circa la condotta da tenere e che quindi esclude fondamentalmente la possibilità che in questo caso il Calcio Napoli si fosse preordinato figura cosiddetta della cosiddetta azio libera in causa. Qui faccio una citazione dotta, un parolone che insomma faccio a malapena fatica io a capire cosa significa, poi Giovanni ce la spieghi tu che sei quello colto tra me e te, e quindi aspetto che tu mi spieghi, che sei un fine penalista, anche la distinzione del dolo di preordinazione, cui poi vi rimando peraltro nella lettura della decisione. E in tutto questo ci sono stati altri casi, c'è il Lazio Torino pendente, l'unica squadra che è rimasta col cielo in mano la povera Reggiana di Quinta Valli, che si è trovata in mezzo a una situazione analoga, ma di fatto comunque lo 0-3 se l'è preso, non ha fatto ricorso, non ha preso punti di penalità, è puramente casuale che la squadra per cui ha avuto il 0-0 sia la Salernitana del presidente Lotito. Ultimo spunto, sono arrivato ormai alle 15:58, siamo tutti ansiosi di sentire i nostri colleghi che parleranno dopo. E anche qua, diciamo, William, confermi se ho ancora 3-4 minuti per poter, vedo quello che annuisce appunto tipo telegiornale, per cui capisco che posso proseguire ancora 3-4 minuti. E cioè parliamo di un tema macroeconomico decisivo. Siamo al 9 marzo, anzi l'8 marzo, in particolare 2020, l'ultima partita giocata prima della semifinale di Coppa Italia, se non ricordo male, Juventus-Milan, è un Catanzaro-Bari, giocata a Catanzaro, terminata 0-0 se non ricordo male, e quel pomeriggio ricevetti un telefonata, un grido di dolore del presidente del Catanzaro, un imprenditore serissimo, molto capace, molto preparato, dicendomi: questa partita io avrei preso 150.000 euro giocandola, perché era la partita sentita dai tifosi, i 15.000 spettatori, quello che poteva seguire. E cioè, abbiamo detto, sospensione dell'attività. Che succede sotto profilo retributivo? Allora, vi premetto, tra l'altro, che anche qui ci sono stati, ci sono ancora pendenti, ma ci sono già state anche decisioni degli organi di collegi arbitrali, sia Serie B che Lega Pro, in particolare sul calcio. Giovanni, non so se sul basket il collegio della Serie A si è pronunciata su sospensioni, eccetera. Mi pare che là si è stato fatto un accordo quadro complessivo, cosa che per esempio non riuscì invece, o comunque riuscì parzialmente, perlomeno almeno durante il periodo in cui ho dato una mano appunto alla governance. Qui dobbiamo chiederci, il punto che si pone è questo, in sintesi. La sospensione non è stata definitiva, è stata temporanea. E allora, se è temporanea, si dovrebbe applicare l'articolo 1464 del Codice Civile, va bene? E quindi con le conseguenze del caso. Ora, che disciplina evidentemente le prestazioni parzialmente impossibili, come sapete, senza adesso andare poi nel dettaglio tecnico. Però evidentemente qui dobbiamo renderci conto che c'è una specificità del fenomeno sportivo tipica, cioè se è vero che io mi sono allenato perlomeno fino al 30 marzo, si poteva poi, dal 1 aprile è sospeso, ma dal 1 aprile al 18 maggio, cioè, stavo a casa a guardare la televisione, comunque sono un atleta che devo dare una prestazione, devo mantenere la condizione fisica, devo essere pronto, perché quando mi richiameranno dovrò necessariamente essere allenato, cioè non posso prendere 10 kg tipo Antonio Cassano degli anni d'oro, che quando fu messo fuori dal Real Madrid, cito perché lo disse lui, si mangiava un barattolo di Nutella grande così al giorno, lui che poteva permetterselo. Ecco, questo non potevo farlo. E poi si possa discutere che alcuni atleti si allenassero, altri meno, qualcuno se ne approfittasse. Questo è un altro tema, è la storia della vita, non è questo il punto. Il punto è
La prestazione tipica, l'ho data o non l'ho data? Beh, certamente l'allenamento con la squadra e l'allenamento e la partita sono, no, giustamente la prestazione corrispettiva piena. Do qualcosa di meno? Do qualcosa di meno. Questo non vuol dire che non devo dare nulla. Devo parametrare al tipo di esercizio e attività, secondo me, quello che deve essere la giusto compenso. Ecco, in questo tema e su questa situazione, fermo restando che ogni società avrà la possibilità di trovare accordi singoli, poi come si sono trovati poi, evidentemente facendo i vari verbali di conciliazione con il 412, se non ricordo male, CPC, i lavoristi mi correggeranno, e alla fine della fiera però quello che si è avuto è esattamente questo, cioè la guerra, soprattutto nelle categorie più piccole, abbiamo sentito, ma certamente anche in quelle grandi, c'era questa esigenza molto forte, ha portato a una, possiamo dire, proposte di retribuzioni, di corrispondenza di retribuzione nella misura tra un quarto e un terzo del dovuto, a seconda del periodo in cui evidentemente si svolgeva la sospensione, e sempre con il presupposto principale che la sospensione fosse dovuta al factum principis, cioè un conto è il governo che dice con DPCM siete fermi, un conto è la Lega che dice fermiamo tutto, perché invece la seconda ipotesi, ed è anche il motivo per cui il presidente Gradina non volle fermare i tornei, non era certamente un'ipotesi tipica, avrebbe portato grosse difficoltà proprio in relazione al pagamento delle retribuzioni stesse, fermo restando che poi alla fine i tornei che sono conclusi, l'appendice dei due mesi in più di fatto ha consentito di spalmare in 14 mesi ciò che poteva essere dovuto in 12 mesi all'ordine di coloro che non avessero accettato la prosecuzione del rapporto in quei due mesi, e ce ne sono alcuni tipo Edison Cavani, vediamo a livello internazionale, che scioccamente poi non fece la fase finale col PSG avendo già un accordo appunto con United. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è senz'altro stata una delle capacità e delle caratteristiche principali che ha consentito comunque al sistema, questo forse la vera grande conquista, la cassa integrazione, di mantenere un equilibrio sotto un profilo finanziario e di consentire poi la conclusione regolare della stagione. E concludo facendomi una domanda tipo Marzullo, mi do anche una risposta, no? Evidentemente che è questa, perché poi poco da fare, alla fine in questi due o tre giorni parliamo solo di Superlega, di intorni, giusto? Quindi dai, tanto poi abbiamo un grande esperto come Pier Filippo che interviene, Enrico è un CEO di una società del gruppo Benetton, quindi gente che mastica, sa e conosce queste materie, Giovanni peraltro stakeholder dei tifosi, quindi so già come la pensi, anzi ne sono certo, e mi chiedo questo poi fondamentalmente, all'ordine del fatto che alla fine certamente metodo e merito dell'intervento fosse fuori luogo, abbastanza scalcinato, se non fosse quasi con dei profili anche parzialmente grotteschi, se mi permettete insomma la battuta, siamo così sicuri che sotto il profilo giuridico avessero tutti i torti? Attenzione, i piani sono due, quello politico e quello giuridico. E io su questo, su questa domanda che lascio poi all'uditorato e in relazione anche al pensiero, torno sempre alla pallacanestro, alla fine giorno abbiamo parlato quasi solo di pallacanestro oggi, mi sono spostato sul calcio, ma poi quando vedo te parlo solo di basket alla fine. Noi abbiamo noi del mondo del basket, nel senso non dico noi perché io ho giocato male, non come Giovanni, ho giocato in Serie B, in Serie A, voglio dire, cioè io ho giocato calcando al massimo una discalcinata al Tre Garofani. Abbiamo un esempio di 20 anni fa che è l'Eurolega. L'Eurolega è un esempio molto, molto vicino, molto simile a quello di questa creazione così un po' pindarica e francamente irricevibile in ragione del metodo probabilmente, ma il merito giuridico come la mettiamo? E la sentenza della pattinatrice è sempre della Corte di Giustizia che poi di fatto sganava la possibilità di fare attività sportiva in competizioni non organizzate dalla federazione, che non consentivano di applicare sanzioni nei confronti degli atleti. Come si pone? Come si pone il Tribunale di Monaco nel 2016 che respinge i discorsi di FIBA e FIBA Europe che stanno alla FIFA e alla UEFA, che chiedevano l'applicazione di sanzioni nei confronti dei club che partecipavano all'Eurolega e appunto e degli stessi giocatori dell'esclusione delle nazionali, sostenendo che la libertà di impresa e quindi il diritto della concorrenza consentiva in un sistema parzialmente aperto, e qui si aprirebbe il problema del merito, che è poi il nodo gordiano, che non abbiamo tempo di risolvere oggi, ma che metto sul tappeto. Come si pone? Si pone a favore o si pone a torto? Ecco, con questo e molti altri dubbi, spero di avere soddisfatto qualche vostra curiosità e mi rimetto, tipo conduttore del telegiornale con i miei appunti, mi rimetto alla vostra gentilezza e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Avvocato Tognon, grazie Jacopo, grazie anzitutto perché ci hai svelato come finirà il campionato di calcio di Serie A, e quindi invito tutti i cuori nerazzurri in ascolto
a tutti i gesti apotropaici che riterranno opportuni. Vedo l'avvocato Degani, che è un tifoso interista della prima ora, per esempio. So già che avrà già provveduto. Tornando seri, l'avvocato Tognon ha toccato una tematica che, tra le varie che ovviamente su cui si è soffermato, che attiene appunto alla difficoltà per le federazioni e per le leghe prima e per le società sportive poi di reperire nuovi fondi nel corso della pandemia. Ecco che allora questo spunto di riflessione ci consente di introdurre l'intervento dell'avvocato Pierfilippo Capello, che per l'appunto si soffermerà su quelli che sono gli effetti della pandemia sul business delle società, su quali accorgimenti le società adotteranno per far fronte a questo sistema d'emergenza e soprattutto qual è il ruolo dell'avvocato che fornisce la propria opera professionale al cospetto di queste problematiche. Avvocato Capello, a te la parola. Grazie mille Jacopo, buongiorno a tutti e grazie mille a tutti per questo invito. Io da milanese mi sento sempre emozionato e un pochino fuori luogo in questo contesto, ma ringrazio gli amici di cui anche ha parlato l'avvocato Tognon per questo invito. Cercherò di essere, intanto faccio partire il cronometro così siamo sicuri che starò nei tempi previsti. E ok, eccolo qua. Faccio partire il cronometro. Allora, ma prenderei spunto, se sei d'accordo, dalla chiusura dell'avvocato di Jacopo Tognon, cioè dall'Eurolega. L'Eurolega, di cui magari possiamo parlare dopo nel momento del Q&A, nasce da una considerazione, quella per cui il mondo dello sport è l'industria dello sport più che il mondo. L'industria dello sport è un'industria in cui esiste un sostanziale monopolio assoluto. È emerso nelle discussioni sull'Eurolega che la FIFA e la UEFA non hanno competitors, non hanno avversari. Quindi quando si decide di entrare nel mondo dello sport, si entra in un mondo in cui c'è un regolatore. E questo regolatore ha il diritto, usiamo questa metafora, di vita e di morte su tutti quanti. Quindi o si seguono le regole del regolatore o altrimenti si deve inventare qualche cosa all'esterno. Ma siccome non esiste un competitor, non esiste un altro luogo, non esiste una concorrenza, si deve creare questa concorrenza. E la giurisprudenza a cui ha fatto cenno velocemente l'avvocato Tognon, in realtà è proprio questa, la giurisprudenza della Commissione europea prima e della Corte di Giustizia europea poi, che sulla base di certi principi ha riconosciuto che sia lecito uscire dal monopolio del soggetto che si occupa dal regolatore e dall'organizzatore. Perché questa introduzione? Beh, questo per far capire, partirei dal fondo, dall'ultima dei tre argomenti su cui mi è stato chiesto di fare qualche accenno, quello del ruolo dell'avvocato, dell'avvocato, in particolare dell'avvocato esperto di diritto dello sport nelle operazioni straordinarie. Quali sono le operazioni straordinarie nel mondo dello sport? Beh, fondamentalmente quella che quelli bravi qui a Milano chiamano M&A e noi invece un po' mestieranti del diritto chiamiamo ancora acquisizioni. Ecco, nel momento in cui si viene coinvolti in questo tipo di operazioni si deve capire che gli investimenti, l'ingresso nelle operazioni nell'industria dello sport è mutata radicalmente. Oggi lo vediamo leggendo la Gazzetta o guardando Sky Sport 24. I player, quelli che entrano all'interno dell'industria dello sport a livello apicale, non sono praticamente più quelli che erano 10 anni fa. 10 anni fa c'erano le grandi famiglie industriali, i tycoon. Adesso pensiamo solamente all'Italia. Voi prendete in considerazione i 3 o 4 sport principali, prendiamo il calcio, prendiamo il basket, prendiamo la pallavolo, prendiamo il ciclismo, passando se volete anche per la vela e la Formula 1 e sgranandoli sulle dita vi rendete conto che tutte le grandi famiglie industriali e imprenditoriali italiane hanno o hanno avuto un ruolo centrale nello sport nazionale. Oggi, almeno a livello apicale, questo non succede più. Chi è che decide di investire nello sport? Soggetti che hanno un approccio estremamente diretto, un approccio finanziario, un approccio industriale.
E perché continuano a investire, perché continuano a chiedere di entrare, di mettere capitale in questo sistema che, come hanno denunciato i club del progetto Eurolega, questo è un'industria, è un sistema che sta accumulando debiti. I debiti sono cresciuti col Covid, ma non è che un anno e mezzo fa i club di Serie A, i club che partecipavano alla Champions League, producessero utili. I club, nessuno oggi può legittimamente pensare di comprare, usiamo il calcio come benchmark, ma mutatis mutandis è uguale anche nel basket e negli altri sport. Nessuno può pensare di acquistare un club e ottenere dei risultati finanziari, ottenere un ritorno economico tramite il dividendo. Cioè il club chiude inutile e io che sono socio al 10% all'80% tiro fuori degli utili. Questo non succede. Qualcuno di voi, lo vedo già, sta alzando la manina e mi dice ama l'Atalanta. Ma per una Atalanta ci sono 40 squadre che chiudono da anni in perdita. E quindi il sistema, quindi l'Atalanta è un'eccezione, non è la regola, e non si può pensare oggi a creare 40-50 Atalanta, perché non è possibile. E allora perché questi soggetti continuano a investire? Perché lo sport oggi è visto come un asset, è visto come un, a livello finanziario, è visto come un alternative asset, cioè un asset alternativo su cui far convogliare della finanza. E perché si investe nello sport quando lo sport genera debiti? Qual è il disegno, il business plan? Il business plan è quello tipico del fondo di private equity, del fondo di investimento tradizionale. Cosa fanno i fondi? Lo sapete meglio di me. Individuano un'azienda che magari è in un momento di sofferenza, che magari viene da una storia, ha un marchio particolarmente conosciuto, ma in questo momento per una congiuntura, per scelte di management sbagliate, per quello che volete voi, sta soffrendo, rischia di fallire, rischia di perdere quote di mercato. Il fondo inietta capitale, in cambio acquista quote anche di minoranza dell'azienda, riporta l'azienda o fa crescere ancora di più l'azienda. In un orizzonte temporale relativamente breve, 3, 5, 8 anni, il fondo vende ad altri soggetti questa azienda, che nel frattempo, grazie all'iniezione di capitale, è cresciuta e ha aumentato 2 o 3 volte il proprio valore. Voi mi dite, stai parlando del Milan. Perché l'operazione di Elliott, se la guardiamo all'interno di questa descrizione che vi ho fatto, è esattamente questa, cioè il fondo prende un'azienda con un grande marchio, con una storia, con una customer base, con una base di clienti ormai fidelizzata, ma che per questioni societarie, per scelte di management sbagliate, non è più al livello di competitività a cui era un tempo. Il fondo acquista il club, inietta capitale, con questo capitale il club risale, ottiene dei risultati sportivi che aiutano i conti, ma soprattutto aumentano il valore del club. Se la scelta è strategica, riesce anche a fare un passaggio particolare come quello della costruzione dello stadio, ed è per questo che per esempio per il Milan avviare la costruzione, non completare, avviare, mettere il primo mattone della costruzione dello stadio è fondamentale. E quindi tra 1, 2, 3 anni, quando il Milan sarà magari stabilmente in Champions League e saranno partiti i lavori di costruzione dello stadio, il fondo uscirà, come fanno i fondi tradizionalmente in qualsiasi altro tipo di operazione di finanziamento, traendone il suo vantaggio nel delta, nella crasi tra quanto è stato investito e quanto è risultato il transfer price. Mi dite, ma il Milan sta accumulando debiti, ma il Milan, come l'Inter, come la Roma, tutte queste grandi società vengono vendute, vengono acquistate e vengono vendute con il debito. Chi di voi legge veramente le pagine della Gazzetta dello Sport o dei siti che si occupano di sport, avrà letto che in questi mesi le principali società di calcio, di Serie A italiane ma anche all'estero, hanno avviato delle trattative per rinegoziare, per ristrutturare il loro debito. L'Inter e il Milan, che hanno un debito strutturato, adesso io non lo so, dico delle cifre a caso, di 100, 200, 300 milioni, con le principali
o i principali operatori finanziari, Morgan Stanley, Goldman Sachs, scegliete voi quello che preferite, stanno semplicemente rinegoziando il debito. Quindi il signor X, che si è comprato la squadra di calcio con 200 milioni di debiti, fa l'investimento. L'investimento non serve a coprire il debito. Il debito magari crescerà anche, ma in 5 anni la società sarà venduta a un prezzo tale per cui, malgrado chi entra si farà carico del debito, chi vende riuscirà comunque a ottenere un vantaggio. Questo è come oggi funzionano gli investimenti nello sport tradizionale come il calcio. Diversa è la situazione. Cioè, l'idea della Superlega in realtà si sta verificando in altri sport. Parliamo per esempio della Formula 1. Con l'ingresso l'ingresso dei nuovi proprietari, che sono Liberty Media, che è subentrata al Bernie Ecclestone e alla sua società, e con la nomina di Stefano Domenicali come amministratore delegato della Formula 1, l'italiano, la Formula 1 ha cambiato completamente la sua regola. La Formula 1 ha preso le regole dello sport americano. Quelle che oggi ci sono nella Formula 1, c'è un numero di licenze, potremmo dire di tesserini per correre, che è limitato, c'è un numero fisso di licenze, come nella NBA, un numero fisso di squadre. Non si può andare dalla Formula 1 e dire voglio fare una nuova squadra, voglio correre. Si deve per forza comprare una licenza da una squadra che ne è già titolare, e la Formula 1 impone un minimo di transfer price. Oggi comprare una licenza per correre in Formula 1 vale almeno 200 milioni di dollari. Allora, quello che fino a ieri era un'industria, la Formula 1, evidentemente in perdita, ma che serviva solo per creare notorietà a un marchio, per dare visibilità, era un gioco per ricchi, oggi è diventata un'industria in cui se spendo 200 milioni per entrare nella Formula 1, e tanto so che ho un asset che vale 200 milioni, perché nel momento in cui la volessi vendere, il transfer price minimo è previsto dai regolamenti in 200 milioni. E con un po' di investimenti, invece che partire nelle ultime file, comincio a ottenere dei risultati. Se sono bravo e gestisco l'investimento con i piloti giusti, con gli ingegneri giusti, con le macchine giuste, probabilmente in 2, 3, 4, 5 anni riesco a uscire e avere anche un ritorno economico particolare. Questo sistema dello sport, questa evoluzione dello sport a livello mondiale, ripeto, il calcio è molto lento, ma siamo comunque diretti verso questo tipo di sistema. Questo approccio, questo sistema, questa nuova visione dello sport ha portato, come vi dicevo all'inizio, a guardare lo sport as an asset, come è un motto che noi usiamo sempre di più, a vedere lo sport come un posto dove investire. E la dimostrazione di questo è evidente, perché chi sono quelli che stanno investendo nello sport? Non sono più i russi, non sono più i grandi gruppi del Far East che decidono perché vogliono sbarcare in Europa e usano lo sport come strumento di comunicazione. Non sono più tanto i gruppi del Middle East, gli arabi, chiamiamoli così, ma invece sono sempre di più soggetti che vengono dagli Stati Uniti, dove la raccolta di capitale e l'investimento sono subordinati evidentemente al ritorno economico. Negli Stati Uniti la creazione di SPAC, SPAC, Special Purpose Acquisition Companies, cioè delle società, dei veicoli già quotati, senza entrare nei dettagli, ma la creazione di Special Purpose Acquisition Companies, il cui obiettivo dichiarato nel momento della raccolta del capitale è quello di acquistare quote, shares all'interno di asset sportivi, hanno negli ultimi 3 anni raccolto billions, miliardi di dollari. Attenzione che quando io dico che questi soggetti stanno acquisendo e stanno investendo nello sport, lo sport va visto a 360 gradi. Lo sport non è solo la squadra di calcio. Lo sport è anche una quota dell'organizzatore. Sui giornali ne sentiamo parlare da mesi,
un fondo voleva acquistare il 10% della media company della Lega Calcio di Serie A con 1.700 milioni. I fondi stanno finanziando altre media company che vogliono partecipare a gare per acquistare i diritti di fare broadcasting, di comunicare, di trasmettere eventi sportivi. Quindi l'investimento nello sport si sta veramente allargando a dismisura. E a questo punto comincio a rispondere alla prima domanda, cioè qual è il ruolo dell'avvocato? E soprattutto dell'avvocato che si è fatto un pochino di marciapiede nel mondo dello sport, che come capita a me e agli altri amici che sono qui oggi a parlare con voi, gli avvocati che un po' di esperienza ce l'hanno. Ecco, soprattutto nella fase iniziale di queste operazioni straordinarie, il ruolo dell'avvocato è quello di fare da interprete. Il vostro interlocutore, il vostro cliente, soprattutto nel momento in cui è un cliente finanziario, quindi un fondo, un family office, un fondo di private equity, parla un linguaggio che molto spesso è incompatibile con o viene da un mondo che spesso segue dei paradigmi che sono del tutto incompatibili con quelli dello sport. Il primo problema è fargli capire che sta entrando in un'industria che è estremamente autoregolamentata. Non esiste, nella mia esperienza, un'altra industria in cui le norme interne che la stessa industria si dà siano così vincolanti. Vi faccio un esempio, anche se probabilmente molti di voi sono giovani. Il calcio in Europa l'anno scorso ha superato i 30 miliardi di fatturato. La musica, l'industria musicale, a seconda di quali siano i riferimenti che avete, diciamo che vale musica, che vuol dire classica, rock, pop, dal vivo, digitale, tutta la musica vale dai 10-12 miliardi, quindi il calcio vale tre volte e mezzo il business della musica. Ecco, sulla sedia di presidente della UEFA, cioè di quello che gestisce un'industria da 30 miliardi l'anno, sedeva Michel Platini. Michel Platini è stata contestata una malversazione, cioè di aver intascato 2 milioni a cui non aveva diritto, e Michel Platini è stato sottoposto a dei procedimenti per vedere se era effettivamente colpevole o no. Ecco, tutti i procedimenti a cui è stato sottoposto il presidente di questa industria che vale 30 miliardi di fatturato all'anno sono stati sotto la giurisdizione degli organi sportivi. Michel Platini è stato processato, e questo termine non è volutamente atecnico, dagli organismi sportivi di primo grado, di secondo grado, è andato poi al TAS, al Tribunale Arbitrale di Losanna. Quello che vi segnalo è che il presidente di questa industria, nel momento in cui lo hanno accusato di aver rubato, non è andato in tribunale, è rimasto all'interno dei confini dell'industria. Questo non succede in nessun altro campo. Se il vostro fondo, il fondo che state assistendo in un'operazione straordinaria, decide di investire nell'automotive, di comprare quote di FCA, di Volkswagen, di quello che volete voi, vuole comprare delle miniere d'oro in giro per il mondo, vuole comprare delle aziende che fanno bulloni, scegliete voi quale. Non esiste che questo mondo in cui il fondo vuole investire abbia un'autoregolamentazione così forte. Quindi il primo passo è proprio fare da interprete, spiegare che questa cosa strana che è lo sport è in realtà, oltre ad avere tanti vantaggi, anche delle particolarità, cioè che ci sono delle regole interne. Io mi compro una squadra di calcio e non devo solo fare attenzione a che la mia società, magari quotata in borsa, non devo solo fare attenzione che la mia società rispetti le norme civilistiche per la tenuta del bilancio, che il bilancio sia in ordine civilisticamente, ma esiste un soggetto di diritto privato, di diritto svizzero, che si chiama UEFA, che è un'associazione, una confederazione, si dicono loro, che decide che in realtà la società deve rispettare degli altri parametri bilancistici, che li chiama Financial Fair Play, l'acronimo FFP, e dice: ma scusa, ma io ho comprato un'azienda quotata in borsa, la borsa di Londra, ho comprato il Manchester United, che è quotata a New York.
E voi mi state dicendo che io non devo rispettare, o non devo solo rispettare, le norme civilistiche inglesi e le norme del New York Stock Exchange, ma che c'è un signore, che è Ceferin, quello che adesso abbiamo visto tutti, che ha deciso che io devo tenere il bilancio in un ordine che mi dice lui, presidente di un'associazione, di diritto privato di Svizzera. E di quanto stiamo parlando? Mi risulta alle cronache o alle chiacchiere che il Manchester United abbia rifiutato un'offerta di più di 2 miliardi per acquisire la maggioranza. Quindi non stiamo parlando di peanuts. E quindi quello che deve fare l'avvocato, ho ancora 60 secondi, è quello di fare da interprete, da traduttore, bisogna spiegare. Dopodiché inizia la fase della due diligence, e con questo finisco, e bisogna spiegare che nel mondo dello sport la cosa più difficile da fare è dare una valutazione agli asset. Perché pensate al classico caso del calcio, quando si va, fate questo esercizio, divertitevi, prendete il bilancio di una società di calcio, di Serie A, al di là del fatto che dite, ma questa, direte subito, ma questa è fallita. Ma non oggi, questa è fallita, da 10 anni nessuno gliel'ha detto, ma questa è una reazione che abbiamo tutti quanti. Voi vedete che buona parte degli asset a bilancio sono rappresentati da dei dipendenti, perché il calciatore è un dipendente, che sono dei ragazzotti tra i 20 e i 30 anni, tatuati, vestiti male, pettinati peggio, che però nel bilancio valgono 1, 2, 3, 50 milioni. E quindi il vostro investitore che fino a ieri comprava quote, shares, dell'azienda di bulloni, della compagnia di navigazione e delle miniere in Sudafrica, all'improvviso qualcuno gli deve spiegare che quello che sta comprando in realtà è una società il cui valore principale è rappresentato dai dipendenti. Potrei andare avanti delle ore, perché è un argomento che mi piace, mi diverte molto, ma ho fatto 20 minuti e 26 secondi, sono perfettamente dentro i limiti e mi taccio. Grazie mille e a tra poco. Grazie all'avvocato Capello. Allora, sono previsti 5 minuti di pausa. Se qualcuno ha delle domande e le può scrivere in questo momento in chat, le facciamo subito al rientro dalla pausa e poi lasceremo la parola all'avvocato Adami. 5 minuti e riprendiamo. Grazie.
15, sai. Bentrovati, sono passati 6 minuti e mezzo per consentire sia all'avvocato Adami che poi al dottor Castorina di poter completare con calma i propri interventi. Possiamo riprendere i nostri lavori. Riprendiamo per l'appunto dando la parola all'avvocato Adami, il quale si soffermerà su quelli che sono gli effetti ovviamente legati alla problematica della chiusura degli impianti determinata dalla pandemia, su provvedimenti che questa volta attengono ai tifosi. Il DASPO, una misura di pubblica sicurezza a livello personale, forse l'esempio più lampante. La domanda che ci si pone è la seguente: nonostante gli stadi, nonostante gli impianti sportivi siano chiusi, qual è la sorte di questi provvedimenti? Vista la sospensione dell'attività sportiva, le prescrizioni, quali l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per la firma, il divieto di accesso, mantengono validità o in corso di pandemia l'efficacia è stata sospesa? Avvocato Adami, a lei la parola. Grazie intanto dell'invito. L'intervento mio rispetto ai miei nobili predecessori sarà molto più terra a terra, magari sotto un profilo prettamente, diciamo così, cercherà di essere il più concreto possibile per spiegare anche ai colleghi che non hanno esperienza in questa materia come ci siamo comportati noi che trattiamo il divieto d'accesso allo stadio durante il periodo della pandemia. Lo trattiamo abitualmente, ci siamo trovati in una situazione assolutamente particolare perché, come già accennato, campionati fermi, e lì il problema, come vi dirò tra poco, sostanzialmente non si pone, ma anche campionati in corso a porte chiuse, quindi senza la presenza di tifosi. Il DASPO e il correlato obbligo di firma mantiene il suo vigore o viene automaticamente sospeso? Questo è il grande quesito di questi mesi. Facciamo un piccolo passo indietro per chi non, diciamo così, fosse molto ferrato. Il DASPO è una misura di prevenzione, definita ormai così dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che viene messa dal questore quando il tifoso ha posto in essere dei comportamenti antigiuridici di rilevanza penale o anche non di rilevanza penale, che però abbiano messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico. Senza stare a aspettare, nel primo caso, l'intervento delle indagini del pubblico ministero, processi con tutta la loro lentezza, eccetera, eccetera, il questore ha bisogno di tenere il tifoso violento lontano dagli stadi ed emette un provvedimento che può essere anticipato da un avviso di avvio del procedimento amministrativo ex articolo 7 legge 241 del 90 oppure nella maggior dei casi un provvedimento diretto. Questo provvedimento può essere semplice: divieto di accesso agli stadi e ai palazzetti, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, oppure complesso: divieto di accesso agli stadi e ai luoghi di eventi sportivi con obbligo di presentazione presso la questura o la stazione dei carabinieri più vicina al luogo dove abita l'interessato, in corrispondenza delle partite della sua squadra del cuore, sostanzialmente della squadra per la quale ha manifestato la condotta, diciamo così, riprovevole. Il punto che ci si è posti
fondamentalmente questo, soprattutto nel caso di DASPO complesso, perché qui questo è il cuore della vicenda, quindi con obbligo di presentazione. Ma se gli stadi, parliamo di Serie A e Serie B di calcio, Serie A1, A2 e B di pallacanestro, continuano ad ospitare eventi, ma sono a porte chiuse, senza la presenza dei tifosi, è giusto che il tifoso DASPato vada a firmare in questura in corrispondenza della partita della sua squadra? In questo anno e mezzo ne abbiamo viste sostanzialmente di tutti i colori e c'è stato un cambio nella competenza dell'organo che doveva dare le risposte alle nostre istanze, ovviamente istanze di sospensione, e abbiamo avuto i più svariati, le più svariate risposte. Il titolo che è stato dato oggi al mio intervento, la schizofrenia di questo momento, non l'ho scelto io, ma è particolarmente azzeccato. Dividiamo tre periodi storici nella pandemia. Il primo periodo, ve l'ha spiegato prima benissimo questa successione temporale l'avvocato, il professor Tognon, stadi chiusi. Quindi parliamo del periodo marzo-agosto 2020. C'è un secondo periodo, fine estate, inizio autunno, peraltro breve, dove era stato fatto l'esperimento di stadi a capienza limitata, palazzetti a capienza limitata, ad esempio 1000 persone. Mi ricordo che il calcio Padova aveva 600 spettatori, per lo più invitati, quasi nessuna società aveva messo in vendita i biglietti o comunque molto poche, quindi biglietti per sponsor, per ospiti, eccetera, eccetera, tetto massimo di 200-250 all'interno dei palazzetti. 250 o 25% della capienza massima, Pallacanestro Trieste, che è un palazzetto da quasi 7.000 spettatori, riusciva ovviamente a superare questa soglia, aveva anche messo in vendita dei biglietti. Poi intervento del decreto del DPCM di ottobre, stadi di nuovo chiusi, come sono anche adesso. Quindi tre periodi storici. Ovviamente il tifoso con il DASPO complesso, quindi con il divieto di accesso alle strutture, con obbligo di presentazione, già sopportava male prima della pandemia il fatto di dover andare a firmare in corrispondenza delle partite di campionato, delle partite di Champions League, se la sua squadra fa competizioni europee, delle partite di Coppa Italia e anche delle amichevoli, pensiamo bene a questo aspetto, e lo sopportava male perché, come voi ben sapete, ormai è dal 2005 che abbiamo il biglietto nominale, abbiamo sistemi informatici con i tornelli, eccetera, di controllo degli accessi, quindi di per sé è molto, molto, molto difficile poter accedere agli stadi con un DASPO in vigore. È anche vero che esistono, e ce ne sono comunque diversi di casi, di tifosi DASPati nelle categorie dalla serie D in giù, dove non esiste ancora il biglietto nominale, quindi dove potrebbe essere più facile nascondersi, entrare con una parrucca, ovviamente cerco di essere ironico, e poter andare a vedere la partita nonostante la notifica del divieto d'accesso da parte del questore. La Cassazione ha sempre detto, ormai lo dice dal 98 in maniera costante e uniforme, che l'obbligo di firma è un obbligo strumentale e servente rispetto al divieto d'accesso, cioè serve a garantire, a essere sicuri nei casi più gravi, che il soggetto non faccia il furbo e non si rechi ugualmente allo stadio, ma si rechi in corrispondenza della partita della sua squadra del cuore in questura una volta, due volte, fino anche a cinque volte, ad esempio al fischio d'inizio, al ventesimo del primo tempo, all'intervallo, al ventesimo del secondo tempo, al fischio finale, e casi tipo la questura di Genova, la questura di Catania, ormai da anni che mettono DASPO con plurimi obblighi di firma. Però la Cassazione è univoca nel ritenere costante, nel ritenere questo obbligo strumentale e servente al semplice divieto d'accesso. Quindi un qualcosa in più che mi garantisca l'effettiva efficacia del divieto d'accesso. Cioè io non voglio che il soggetto faccia il furbo e si rechi allo stadio. Quindi, analizzando questa linea interpretativa della Suprema Corte, nel momento in cui a marzo gli stadi hanno chiuso le porte completamente, siamo nel primo periodo agli spettatori, è venuto a tutti
un po' noi esperti in materia, il quesito se era proprio necessario che questi soggetti, che comunque non sarebbero entrati allo stadio a causa della pandemia, perché non ci entrava nessuno se non gli addetti ai lavori, dovessero ugualmente recarsi a firmare. Abbiamo provato a redigere le prime istanze e ai sensi dell'articolo 6,8 della legge 401 dell'89, la legge istitutiva del divieto d'accesso allo stadio, viene detto chiaramente che l'organo che deve autorizzare, sospendere, spostare l'obbligo di firma secondo comprovate esigenze del prevenuto è la questura che ha emesso il provvedimento di divieto d'accesso allo stadio. In questa prima fase, dove l'impatto pandemico è stato sicuramente fortissimo e inaspettato, ha colto un po' tutti impreparati, abbiamo avuto da parte della stragrande maggioranza delle questure un ottimo riscontro, cioè ci faccia l'istanza che noi vi sospendiamo immediatamente l'obbligo di presentazione, e così è stato. Verso la fine di questo primo periodo, a seguito di una non maldestra, per l'amor di Dio, ma ad un'iniziativa di un collega che si era rivolto al GIP, che aveva convalidato l'obbligo di firma originario, l'obbligo di presentazione, secondo quella che è la procedura degli articoli 6,1 e 6,2 della legge 401 dell'89, si è rivolto al GIP e non al questore. Il GIP aveva comunque preso il medesimo provvedimento che avrebbe preso il questore: ti sospendo perché è pericoloso che tu te ne vada in giro, siamo in zona rossa, eccetera, eccetera, e quindi non c'è nessun tipo di pericolo che tu faccia il furbo, che tu entri allo stadio. Apriti cielo, siamo, ripeto, nella seconda parte della prima fase, quindi verso la fine del campionato, apriti cielo, questo ha cambiato un po' tutte le prospettive. Sulla base di una sentenza datata 2016 ed è della Suprema Corte di Cassazione, che è la 24819 del 2016, che diceva che il GIP, essendo il DASPO complesso, una misura di prevenzione to cure, in ogni momento il prevenuto può rivolgersi al GIP che aveva convalidato originariamente l'obbligo di firma per far variare, ridurre la durata, ad esempio, ridurre il numero di firme nel corso della partita, della singola partita, o addirittura revocare l'obbligo di firma. Questa sentenza, tirata fuori dalla soffitta, è stata posta da tutte le questure come nuovo principio di orientamento per gestire la fase del Covid, e a quel punto tutte le questure italiane, come fosse una sorta di coordinamento e di cartello, si sono sostanzialmente dette incompetenti da lì in poi a sospendere ulteriori obblighi di firma causa la pandemia, dando a noi avvocati l'onere di dover rivolgersi ai GIP dei vari tribunali che avevano emesso, ripeto, avevano convalidato l'originario DASPO con obbligo di firma, che se ne erano completamente dimenticati di quel fascicolo e che, detto tra di noi, avevano una marea di altre più importanti questioni da affrontare, quali le udienze preliminari, le misure cautelari e tutto ciò che riguarda l'attività normale di un GIP. Quindi, sostanzialmente, con la fine della prima fase c'è stato un sostanziale disorientamento. Entriamo nella seconda fase, quindi siamo alla fine dell'estate dell'anno scorso e inizio dell'autunno. Riprende l'attività sportiva con quelle lievi aperture che citavo prima, quindi quelle lievi riaperture a 1000 spettatori, a 400, 600 per il calcio Padova, 250 per la pallacanestro. A quel punto non erano più partite a porte chiuse e ci siamo trovati da un lato le questure che ci dicevano non siamo noi competenti, dovevamo andare a bussare alla porta dei vari giudici per indagini preliminari che si trovavano di fronte a un qualcosa di completamente nuovo, e abbiamo subito diversi momenti di retromarcia. Perché? Perché abbiamo trovato dei GIP che
nei vari tribunali italiani ci hanno detto, va bene, a parte il fatto che non sono proprio convinto di essere io competente, ma comunque vada, in questo momento 1000 persone possono entrare a vedere l'Hellas Verona e non si può considerare una partita a porte chiuse, quindi il tifoso deve per forza recarsi a firmare. E siamo tra fine estate e inizio di autunno. Non c'è stata assolutamente uniformità. Abbiamo avuto provvedimenti anche positivi da alcuni GIP, provvedimenti assolutamente negativi in questo senso, o addirittura provvedimenti di incompetenza, cioè nonostante la sentenza della Corte di Cassazione e i GIP che ci dicevano noi non siamo competenti, tornate dal questore, il questore che diceva noi non siamo competenti perché c'è quella sentenza del 2016 che vi ho citato prima, il risultato è che il tifoso, con partite a porte quasi chiuse o semi chiuse, continuava ad andare a firmare. E arriviamo sostanzialmente alla terza fase, la richiusura completa di tutte le competizioni, quindi senza la presenza di tifosi, e ritorna in auge il vecchio concetto. A questo punto, se non ci sono assembramenti di tifosi che dalla città della squadra ospitata partono per venire a vedere la partita, se non ci sono dispiegamenti di forze dell'ordine, appunto perché non ci sono tifosi, com'è possibile che il supporters debba andare a firmare, visto che sarebbe snaturato completamente il requisito, il concetto che aveva ben delineato la Corte di Cassazione fin dal 1998, quello che vi dicevo prima, cioè che è un onere, è un obbligo strumentale e servente rispetto al divieto di accesso. Siamo tornati alla carica a questo punto solo con i GIP, perché non c'era nessun tipo di possibilità di farci riaprire, farci ridare ascolto da parte delle singole questure, e abbiamo avuto una serie di provvedimenti che sono, adesso ve ne leggerò alcuni perché sono simpatici, cercherò di darvi dei riferimenti solo per tribunale e per tifoseria, senza stare ad andare in profondità né dicendovi il nome del GIP né dicendovi ovviamente il nome del ricorrente, con alcune situazioni assolutamente gratificanti anche per la difesa, perché sono istanze comunque di 5-6 pagine dove si spiega un po' tutta la dinamica, perché è una materia, ripeto, giovanissima per quello che riguarda il rapporto pandemia obbligo di firma, e quindi sicuramente non mai affrontata. Qui abbiamo Trieste, GIP del Tribunale di Trieste, che sostanzialmente, a fronte di un parere negativo del pubblico ministero sulla nostra richiesta di sospensione dell'obbligo di firma, dà sostanzialmente ragione alla difesa e dice come il PM aveva osservato che, sebbene questo ragazzo fosse stato daspato per fatti relativi a incidenti tra Pallacanestro Trieste e Reyer Venezia e avesse l'obbligo di firma per le partite della Pallacanestro Trieste, il PM aveva sollevato nel suo parere che di recente era accaduto che a Milano, in occasione del derby Inter-Milan, le tifoserie delle squadre milanesi si erano radunate fuori dallo stadio per attendere le rispettive compagini, pullman in transito, così creando assembramenti potenzialmente forieri di scontri e comunque in spregio alle regole sul distanziamento sociale che la evocata pandemia ha imposto. Bene, il GIP di Trieste dice che gli impianti sportivi sono chiusi, di conseguenza non vi è ragione a che le contrapposte tifoserie si diano nei pressi dello stadio convegno per confrontarsi, aperta parentesi, diciamo così, puntini puntini, chiusa parentesi, circa i rispettivi punti di vista relativamente all'evento in corso, ovvero al valore dell'una o dell'altra compagine, con possibili disaccordi, scritto tra virgolette, sul punto. È in effetti ragionevole sospendere fino a pandemia conclusa, o comunque fino a riapertura degli impianti in occasione delle manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione, intesa a questo punto come inutile limitazione della libertà personale altrui.
In linea teorica, gruppi di tifosi potrebbero radunarsi, ed è già accaduto, per scopi più o meno pacifici, anche in assenza di competizioni sportive, di modo che portando agli estremi questo discorso, ogni misura che non limitasse in maniera significativa la libertà di detti tifosi sarebbe di per sé vana. In relazione poi a quanto avvenuto a Milano in occasione dell'ultimo derby, quel che si può vedere è effettivamente una serie di assembramenti in assenza di qualsiasi rispetto delle norme anti-Covid, ma non già di particolari problemi di ordine pubblico. Cioè il giudice del Tribunale di Trieste dice è inutile fare il processo alle intenzioni. Cosa c'entra che un ragazzo diffidato, che ha una passione per la pallacanestro e ha avuto un daspo per pallacanestro Trieste, Reyer, Venezia, debba subire o avere un suo, il futuro della sua libertà personale, perché comunque l'obbligo di firma rientra tra i provvedimenti che cadono nell'alveo dell'articolo 13 della Costituzione, debba essere condizionato da ciò che si pensa possa essere avvenuto al derby di Milano, che poi non è avvenuto, perché qua spiega chiaramente che il processo alle intenzioni non può essere fatto, le tifoserie di Milan e Inter sono radunate, hanno acceso probabilmente anche delle torce, hanno aspettato i pullman delle proprie squadre passare, li hanno incoraggiati e se ne sono tornati a casa. Non sono motivi per far sì che venga, diciamo così, mantenuto l'obbligo di firma in capo a un tifoso della Pallacanestro Trieste in epoca di pandemia. Purtroppo, nonostante io sia udinese, quando parlo di Trieste mi viene l'orticaria per questioni campanilistiche, ho un altro provvedimento che riguarda la tifoseria triestina, questa volta calcistica. E anche qui il GIP del Tribunale di Ravenna è stato assolutamente illuminante. E dice l'attuale panorama emergenziale nel precludere l'accesso da parte delle tifoserie delle squadre di calcio alle strutture pubbliche sportive ospitanti le competizioni agonistiche incide sulla cogenza dei bisogni cautelati, stemperandone l'attualità. La perdurante vitalità dell'obbligo coercitivo finirebbe per rispondere durante la protrazione dei divieti connessi all'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid e esigenze di natura meramente astratta. Aperta parentesi, ad esempio, pericoli di raduni tra tifosi pur in assenza di competizioni sportive, oppure al di fuori dello stadio, o in occasione di concordati appuntamenti tra tifoserie rivali, chiusa parentesi, ovvero per fornire una risposta di matrice meramente afflittiva a colui che si vede obbligato ad adempiere un facere, pur essendo temporaneamente venuta a meno la ragione che ne aveva motivato la genesi. Perfetta, perfetta. Anche qui, secondo il GIP del Tribunale di Ravenna, non si può assolutamente fare il processo alle intenzioni. Non c'è nemmeno il caso remoto che ci siano assembramenti, se non una tantum, in occasione delle partite. Non c'è assolutamente motivo per cui il tuo divieto di accesso allo stadio debba essere rafforzato in periodo pandemico dalla presentazione in questura. Viene, e questa è la sintesi, identificata come una mera e inutile limitazione, ostinata limitazione della libertà personale. Purtroppo per tanti provvedimenti come questi ne abbiamo avuti anche tanti di segno contrario, dove probabilmente abbiamo spiegato bene, male, colpa nostra, del nostro di avvocati, la situazione al GIP che aveva probabilmente da poco affrontato la materia. Pensate che a cosa è successo a un tifoso in un grande tribunale italiano dei secondi bianconeri d'Italia, perché i primi sono quelli di Udine, quindi avete già capito a che tifoseria faccio riferimento. Prima fase, siamo il 20 di giugno dell'anno scorso, era già passato il periodo questore, quindi siamo rivolti al GIP e il GIP gli sospende l'obbligo di firma in maniera molto laconica, se vogliamo, ma dicendo sostanzialmente che 15 giugno 2020, stante la particolare situazione di svolgimento delle partite a porte chiuse, è giusto che il soggetto non vada a firmare. E aveva sospeso fino alla fine del campionato. Ovviamente c'era un po' di incertezza su come sarebbero proseguiti o riniziati i campionati nella stagione 2021-2020. Quindi con la Coppa Italia ricomincia a firmare. Torniamo nel mese di settembre a chiedere di nuovo la sospensione, sempre dell'obbligo di firma, medesimo tribunale, GIP della Porta a Fianco. Nel frattempo il GIP genetico, che aveva quello competente sostanzialmente, era stato trasferito ad altro incarico. Ebbene, questo secondo GIP, nonostante avessimo allegato il provvedimento di sospensione del primo GIP, nel mese di settembre, ci mette un mese per rispondere, quindi a ottobre, dice, ma insomma, il soggetto
che è imputato nel procedimento per associazione delinquere, per estorsione, procedimento grosso a carico della curva della Juve, dà una risposta che assolutamente nulla c'entra con il particolare rapporto tra Covid-19 e situazione attuale. Rilevato che, superato il periodo eccezionale di emergenza del Covid, allo stato il provvedimento DASPO appare una misura adeguata e idonea a fronteggiare la pericolosità del prevenuto, per le ragioni già esplicate nel provvedimento genetico, quindi quello iniziale, a cui si rinvia. La ripresa dei campionati con limitazione di accesso al numero di spettatori è suscettibile di ulteriore modifica o di revoca in funzione di accadimenti esterni e che da esso non può farsi dipendere il contenuto, anche strumentale, del provvedimento impositivo del DASPO. Il rilievo assunto dal prevenuto nell'ambito dell'indagine di cui è procedimento penale ha entità assolutamente dominante. Come dire, ti eri comportato male all'epoca, hai un processo penale per associazione per delinquere, per fatti legati allo stadio, anche se c'è il Covid io non ti sospendo niente, ma fondamentalmente non ha capito proprio il contenuto dell'istanza. Questo GIP viene trasferito, siamo a febbraio del 2021, riproviamo con un terzo GIP a chiedere la sospensione del DASPO sempre per il medesimo tifoso, sempre davanti al Tribunale di Torino, e questo ulteriore GIP che capisce ancora poco, ma completamente a favore questa volta della difesa, dice: viste le argomentazioni esposte dalla difesa, potrebbe formularsi un giudizio di attenuazione della pericolosità sociale, visto il decorso del tempo e il buon comportamento tenuto dall'indagato durante l'applicazione e vista la particolare situazione personale e familiare, nonché pandemica. E addirittura questo terzo GIP mi revoca completamente l'obbligo di firma, che significa non è che sospeso fino a fine pandemia o fino a fine partita a porte chiuse, me lo revoca completamente. 3 GIP. Stesso tribunale, stesso soggetto, 3 decisioni completamente diverse. Volevo però, per farvi capire come vado in chiusura, Jacopo, no? So che siamo sui 20 minuti, quindi ho l'orario davanti, ma volevo leggervi anche un tribunale vicino. Il Tribunale di Padova è stato super in questo periodo. L'ufficio GIP del Tribunale di Padova su queste cose qui è stato, sotto l'ottica e la prospettiva della difesa, assolutamente super. Un altro tribunale del Veneto, purtroppo, a fronte di un'istanza analoga, siamo nella terza fase, quindi siamo quella di nuovo delle porte chiuse, nuovo decreto di PCM, quindi siamo nell'autunno di quest'anno, medesima istanza, e il GIP di questo, il tifoso è un tifoso del Legnano, il GIP mi risponde così: in ragione della gravità e reiterazione delle condotte addebitate al soggetto, che hanno condotto all'azione della misura de quo, l'obbligo di presentazione debba essere mantenuto, secondo modalità tali che garantiscano di impedire adeguatamente non solo la partecipazione del medesimo quale spettatore ai singoli incontri calcistici, ma anche l'avvicinamento alla struttura sportiva ospitante gli incontri, al fine di prevenire il rischio di reiterazione di ulteriori condotte violente verso il pubblico in generale, verso la tifoseria avversaria in particolare. E con grande magnanimità mi risponde parzialmente positivamente, perché mi riduce l'obbligo di firma da 2 volte durante la partita a 1 volta nei soli casi in cui il Legnano giocherà in trasferta e a 100 chilometri dalla città. Quindi sostanzialmente anche qui non si è capito assolutamente nulla, pandemia o non pandemia, di risposte di questo tipo ne abbiamo avute assolutamente tante. Tribunale di Firenze per tifosi atalantini ci hanno risposto: non sospendiamo l'obbligo di firma, perché era su tutti i giornali che durante la partita, prima della partita Atalanta-Ajax, un tifoso non identificato ha lanciato una bottiglia contro il pullman dell'Ajax che stava transitando per avvicinarsi allo stadio. Quindi il tifoso dell'Atalanta che se ne sta a casa, che magari sta ad Alzano, a Nembro, nelle zone dove c'era la zona rossa, che più rossa non si può nel corso della prima pandemia, deve andare a firmare, perché uno scellerato ha lanciato una bottiglia nei confronti del pullman della squadra ospitale. Detta così fa ridere, in realtà le problematiche più grosse, vado in chiusura, pre, durante e post pandemia, sono ad esempio riguardanti le partite amichevoli. Noi, se noi ci alziamo la mattina e guardiamo TG5, sappiamo dove gioca la Juve la sera, dove gioca l'Inter, con i social è impossibile non sapere se l'Inter, se va a Milanello a giocare un amichevole contro il Cologno Monzese, quindi è impossibile non sapere. Ma provate a pensare al Pordenone
Provate a pensare alla mia stessa Udinese, provate a pensare al Daspato con obbligo di firma che deve subire purtroppo il fatto che Gotti il martedì si accorge che ha 10 con l'influenza, non con il Covid, che chiama Marino e dice: Marino, per piacere, telefona al Challenge Smuzzane e organizzami un'amichevole per domani che almeno gli 11 sani li faccio galoppare. L'assistito che magari è col camion a Benevento che deve portare, che sta lavorando e deve trasferire merci e deve consegnare merci eccetera eccetera, cosa fa? Telefona e dice: ho appreso adesso dall'app Tutto Udinese che tra 8 ore giocano un amichevole col Challenge Smuzzane, avvocato cosa faccio? E queste sono le problematiche di gestione che, ripeto, sia in fase Covid e non in fase Covid rendono molto difficile. Non vado a firmare una volta? Articolo 6,6, reclusione da 1 a 4 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro. Quindi sono sanzioni penali di non poco conto. Vi ringrazio, ho fatto 23 minuti, sono andato oltre di 3 minuti il tetto massimo che mi avevate lasciato e lascio la parola al dottor Castorina. Caro Giovanni, ti ringraziamo, oserei dire sei fatto tragicamente sorridere, nel senso che giurisprudenza schizofrenica l'ha definito l'avvocato Castagnotto, giurisprudenza creativa, penso che un giudice che si trovi a dover decidere su istanze come quella di una sospensione, di una revoca, di una misura di pubblica sicurezza in piena sospensione dei campionati, un minimo di sport se ne debba intendere, un minimo di sport in vita sua debba averlo praticato, debba averlo quantomeno visto, altrimenti è evidente che se ci fermiamo al dato normativo, al dato diciamo negativamente sulla vita delle persone. Certo. Grazie avvocato Adami. Chiudiamo il del dottor Castorina. Il dottor Castorina cita ovviamente il mondo non legale, ma il mondo della gestione manageriale, e quindi prendendo spunto da questa nuova idea della creazione della Superlega, ci regalerà le sue osservazioni in corso in atto che la pandemia ha necessariamente portato, e quindi ci introdurrà la competizione sportiva e dell'evento sportivo sotto la parola. Buonasera a tutti, ringrazio, spero che mi sentiate, fatemi un cenno perché l'avvocato Al Giundi lo sentivo male. Tutto a posto, mi sentite? Bene, buonasera, io ringrazio AIGA Padova per l'invito, la Presidente e anche l'avvocato Castagnotto, che è mio caro amico. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, che sono altrettanto amici, l'avvocato Tognone, l'avvocato Pierfilippo Capello in particolare. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di partecipare. Mi sento un po' un intruso perché non sono un avvocato, non sono un legale, e quindi mi sento chiaramente di dovermi un attimo presentare per capire poi che cosa ci faccio qui. Sono l'amministratore delegato di Verde Sport, società facente parte del gruppo Benetton, sede a Treviso presso la Ghirada, centro sportivo che vedete qui alle mie spalle, posto molto particolare. Verde Sport è stata definita negli ultimi 30 anni come la holding sportiva del gruppo Benetton, ha gestito 3 società professionistiche di pallacanestro, pallavolo e rugby, delle quali ora rimane a livello top il Benetton Rugby, che probabilmente conoscete, e siamo anche i promotori di un progetto dal 2005, un master post lauream organizzato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, il master in strategie per il business dello sport, che cerca di formare, inserire nel mondo del lavoro declinato allo sport, quindi nell'industria dello sport, ai 5. Con i master e con le esperienze precedenti con Verde Sport, diciamo che il master soprattutto ha rappresentato per noi un osservatorio sul mondo dello sport business. Questa ventina di minuti
che ho a disposizione la volevo chiaramente dedicare a una sorta di chiacchierata con voi su quelle che possono stringente attualità, le istanze che vi fanno capire come lo sport, al di là di un fenomeno puramente squisitamente mediatico o comunque di passione, sottenda in realtà delle logiche di business abbastanza stringenti e sempre più stringenti, soprattutto con la, legato al fenomeno del Covid-19. Parto come accennava l'avvocato Algiundi, da questo fenomeno che come un fiammifero si è acceso e si è spento nel giro non di 48 secondi come può essere un fiammifero, ma di 48 ore, che è comunque una vita veramente breve, ovvero di questa superlega a livello calcistico europeo di cui si sta tuttora molto parlando e che ha fatto sicuramente molto molto rumore. Che cosa insegna questa situazione molto particolare che si è venuta a creare dalla notte di domenica ad oggi? Al di là dei tempi e dei modi e soprattutto delle modalità di comunicazione che sono state studiate o meno da parte degli attori protagonisti per presentare questo tipo di progetto e che sono, a mio modestissimo avviso personale, assolutamente discutibili, parlo soprattutto dal lato della comunicazione ma anche della gestione dei rapporti, la Superlega insegna una cosa. Insegna che ci sono delle istanze. Le istanze che portavano avanti i 12 club fondatori sono istanze che in realtà sono assolutamente reali delle persone presenti. Qui si va al di là delle logiche del tifo e si va a considerare quello che ormai è sempre più sotto gli occhi di tutti. E anche chi, vedi le istituzioni sportive come UEFA e FIFA, si appella oggi, diciamo giustamente, ma solo da un punto di vista, un profilo formale, a quelli che sono i valori e i principi dello sport, non può negare, ovvero che lo sport è in tutto e per tutto un business. I 12 club che hanno portato avanti il progetto della Superlega, per quanto l'abbiano fatto in maniera discutibile, ripeto, portano avanti delle istanze che sono presenti nel mondo dello sport ormai da 30 anni. La società sportiva non può essere considerata solo come la squadra che va in campo con atleti strapagati, più, chi meno. È una vera e propria azienda. Lo stadio non può più essere considerato come il luogo dove si va a vedere la partita di pallone, come diceva una canzone degli anni 70. Lo stadio è un luogo dove moltiplicare e sviluppare i ricavi per le società e per tutte coloro che ci stanno attorno. Aziende, anche istituzioni come possono essere la UEFA o la FIFA di turno. Quindi chiaramente quelle che sono le istanze portate avanti dai club sono giuste. I 12 club hanno fatto questo ragionamento. Noi 12 club rappresentiamo a livello di mercato calcistico europeo la fetta più grossa di questa torta. Per il bacino di tifosi che possiamo rappresentare e per quelli che sono ovviamente gli interessi che noi possiamo far confluire a livello. Noi siamo delle aziende. Siamo delle aziende, siamo degli investimenti, legacy per esempio stadio, non tanto giocatori, perché il giocatore è sempre legacy struttura societaria, siamo delle aziende. Fare un investimento su uno stadio, costruire uno stadio, ad esempio in Italia con i principi delle regole dell'ammortamento, vuol dire fare un investimento a 33 anni, in America lo fanno a 20, però sostanzialmente sono investimenti a lungo termine e noi vogliamo avere delle garanzie sugli investimenti che facciamo, perché noi abbiamo un certo tipo di visione per rientrare da questo investimento e per cercare di trarne delle fonti di guadagno ragionevoli. Vogliamo avere un ragionamento di prospettiva e siccome rappresentiamo gran parte del mercato a livello di diritti televisivi, a livello di diritti commerciali, a livello di sfruttamento del merchandising, a livello di coinvolgimento del pubblico, che non è solo quello che viene allo stadio ma è quello che poi segue gli highlight gli highlight su YouTube, le nostre partite in diretta in tutto il mondo, noi vogliamo avere voce in capitolo e vogliamo partecipare di questi ricavi commerciali. Poi, giustamente, ripeto, le modalità sono state sbagliate, però le istanze sono corrette e sono quelle che via via, non solo nel calcio, ma anche in tutti gli altri sport di squadra,
vedono ormai sempre di più le società sportive come vere e proprie aziende che fanno degli investimenti a lungo termine e che vogliono avere garanzia sugli investimenti che fanno. E chiaramente vogliono regolare e vogliono avere la gestione degli asset commerciali e strategici che riguardano anche le competizioni. Ora, tanti in questi giorni hanno parlato della Superlega come un'idea di scimmiottare quella che è stata, quella che è l'esperienza dell'NBA. In realtà siamo lontani anni luce. La Superlega, dal mio umile punto di vista, non guardava per nulla all'NBA. L'NBA, per chi non lo sapesse, è la Lega Nazionale Professionistica di Pallacanestro Americana, parte da un concetto che è assolutamente all'opposto di quello che è il concetto sviluppato in Europa, per ragioni culturali. E riguarda il concetto è come viene concepito l'evento sportivo, come viene concepita la manifestazione sportiva e la squadra sportiva. Per l'NBA e negli Stati Uniti in generale per gli sport professionistici, lo sport è entertainment, ovvero è divertimento. Se qualcuno di voi ha avuto occasione di andare a vedere una partita di pallacanestro, di hockey, di baseball o di football negli Stati Uniti, lo può capire benissimo. Il tifoso medio va al palazzetto dello sport come noi andiamo al cinema. Quindi andiamo, mangiamo, il food and beverage è importantissimo, tifiamo in maniera molto relativa la nostra squadra, per come è concepito, per il cliente finale. Voglio o non voglia, il tifoso è il cliente finale. È concepito come passione, come una vera battaglia. Faccio degli esempi molto, molto semplici. L'NBA ha conosciuto nella propria storia la chiusura di franchigie presso alcune città, l'apertura di franchigie in nuove città, addirittura lo spostamento di squadre da una città all'altra. E la cosa è stata vissuta nella maniera più tranquilla possibile. Ora, voi immaginatevi di fare un discorso del genere, non faccio un esempio in Italia perché, ok, facciamo un esempio. Se il Barcellona un giorno decidesse di spostare la propria sede da Barcellona a Bilbao o a Madrid o a Valencia, io penso che succederebbero le guerre civili in strada. O se la Juventus, scusatemi, io come l'avvocato Tognon ho un gravissimo difetto, sono juventino, se la Juventus decidesse che per ragioni commerciali e di mercato decidesse di spostare la propria sede e il proprio stadio, che ne so, ad Ancona, per dire, perché Ancona è un mercato. Ecco, negli Stati Uniti questo sarebbe possibile. In Italia, ripeto, porterebbe delle sollevazioni popolari, e lo sappiamo tutti, perché qui lo sport è vissuto in maniera più viscerale. La risposta dei tifosi delle squadre, dei 12 club partecipanti all'ideale Superlega, lo ha dimostrato in questi giorni. Il movimento che è partito dal basso è stato potentissimo ed è stata un'onda d'urto che ha travolto completamente le idee, il progetto di Superlega, perché però, ripeto, si fondava su principi che sono assolutamente corretti. Quindi la declinazione che io vedo più simile di un progetto di Superlega, mi riallaccio alle ultime parole dell'avvocato Tognon, dell'intervento dell'avvocato Tognon, è l'Eurolega di pallacanestro. In Europa da 20 anni c'è una società privata, Euroleague Basketball, con sede a Barcellona, che organizza una Coppa dei Campioni, quindi un evento a livello europeo, parallela peraltro a una Coppa dei Campioni organizzata dalla Federazione Europea, che è la FIBA, che ad oggi coinvolge 18 squadre. È una lega sostanzialmente chiusa, che coinvolge però tutte le realtà europee, un unico format, vuol dire un format di pubblico, di televisivo, di sponsorizzazioni, un calendario che copre tutta la stagione sportiva con gare infrasettimanali. Si gioca anche 2 volte a settimana, se non 3, da una parte all'altra d'Europa, che non preclude il fatto che le squadre partecipanti all'Eurolega possano partecipare e competere ai rispettivi campionati nazionali. Anzi, l'Italia è rappresentata da una società, che è l'Olimpia Armani Milano, e l'Eurolega nacque 20 anni fa, nel 2001. Fatalità, caro avvocato Jacopo Tognon, l'Eurolega, la prima assemblea di tutti i proprietari dell'Eurolega, si svolse proprio qui, alla Ghirada, sotto il mio ufficio, sotto quello che oggi è il mio ufficio. Ma l'Eurolega non nacque con un colpo di coda e con un comunicato stampa diffuso nella notte, a mezzanotte di domenica, solo perché, e quell'orario ve lo svelo, doveva essere in linea con gli orari americani, visto che c'era la JP Morgan, che è una delle banche di investimento più importanti del mondo, con sede a New York, che voleva avere il prime time sull'annuncio. Domenica notte, domenica mezzanotte, qui sono le 6 di pomeriggio a New York.
Quindi chiaramente l'Eurolega di basket nacque come consorzio di alcuni top club circa 10 anni prima, quindi nei primi anni 90, per cominciare a discutere di alcune tematiche comuni a tutti quanti i club: palazzetti, pubblico, attività di ticketing, attività commerciali, diritti TV, cosa che la federazione non affrontava minimamente, per cercare di cominciare a pensare a una competizione continentale. Nel momento in cui è battezzata, chiaramente ci furono delle grandi tensioni, però punto uno, i club avevano fatto una grande opera di consenso presso il proprio pubblico e i propri tifosi. I tifosi non vedevano l'ora che cominciasse una competizione del genere differente da quella della Federazione Internazionale. Due, si garantirono gli appoggi politici, non solo i club spagnoli, che all'epoca erano quattro, ma anche quelli italiani, quelli francesi, quelli greci, quelli israeliani, quelli russi. Si garantirono i giusti appoggi politici. Chiaramente andarono in contrasto con la federazione internazionale, con la federazione europea chiamata FIBA, che ostacolò la nascita di questo campionato, ad esempio minacciando che l'esclusione dai campionati nazionali di queste squadre, cosa che poi non si avverò proprio per i principi che ricordava l'avvocato Tognon prima, invece una cosa che si realizzò minacciando il fatto di non mettere a disposizione gli arbitri. FIBA disse: cara Eurolega, tu nasci, ma gli arbitri dove li trovi, che sono tutti arbitri della Federazione Internazionale? E attenzione, perché qualsiasi arbitro nostro dovesse decidere di arbitrare una partita di Eurolega verrà automaticamente radiato. In Italia, per farvi un esempio, ne hanno pagato le conseguenze 4 arbitri di livello top che decisero di varcare il confine, arbitrare partite di Eurolega e vennero automaticamente esclusi dagli arbitraggi di tutte le penali. Quindi ci furono delle ritorsioni, ciononostante Eurolega cominciò. Eurolega oggi compie 20 anni, proprio quest'anno, ha sempre avuto dei rapporti conflittuali con la FIBA, che è la federazione internazionale. Man mano negli anni ha ritirato i propri obiettivi, diventando sempre più una lega privata che persegue gli interessi di alcuni club, ma man mano l'Eurolega crescere un movimento come... Vi faccio l'esempio: l'Armani Jeans Milano gioca al Mediolanum Forum. Con picchi di tutto esaurito. Questo chiaramente fa crescere un prodotto, lo fa diventare di una qualità estremamente alta, importante, ben percepita, e fa crescere quello che è il movimento della pallacanestro europea, al punto che le stesse istituzioni, vedi la FIBA, che sarebbe sostanzialmente l'UEFA del calcio, alla fine è scesa a patti con Euroleague ed è riuscita a riconoscerlo. Parto da questo perché il fenomeno della Superlega, a mio modesto avviso, è strettamente legato all'emergere alcuni problemi e sicuramente è diventato un acceleratore di alcune istanze che erano già presenti, che non sono nate oggi, ma che erano già presenti e che covavano nella situazione pre-pandemica. Esempi spinti? Andiamo dall'altra parte dell'oceano, parlavamo di NBA. L'NBA è stata la lega in assoluto a livello sportivo mondiale che ha saputo meglio reagire a quella che è stata la situazione pandemica. Ma l'NBA era già preparata a questo. Certo, non preparata ad affrontare una pandemia, ma per la logica che sviluppava, per la propria capacità di visione, per la solidità dei proprietari che... sono i proprietari delle 30 e passa franchigie che partecipano al campionato, aveva tutti gli strumenti necessari per affrontare la pandemia, ma non solo, per accelerare dei processi a livello di business, a livello commerciale, da cui tutti poi hanno tratto esempio. Parliamo dell'anno scorso, marzo chiude il mondo, attorno al 10 marzo chiude il mondo, il campionato NBA chiude attorno alla fine di marzo,
tutti sono rimasti fermi, abbiamo assistito a un mondo in piedi per la prima volta dal dopoguerra. Indovinate un po', l'unico campionato che ha proseguito, dopo arrivò anche il calcio italiano, proseguendo e finendo la propria stagione pur tra mille difficoltà, ma chi propose un modello unico fu l'NBA, che decise di prendere tutte e 30 le franchigie, di trasferirle a Orlando in Florida, dentro Disney World, che è una città, forse qualcuno di voi, stiamo parlando di quasi 4.000 persone tra giocatori e staff, creare una bolla per 3 mesi e mezzo per completare il campionato e dare quindi garanzia di continuità a tutti gli sponsor, a tutti gli stakeholder, a chi deteneva i diritti televisivi, e hanno creato un prodotto ineccepibile. Pensate soltanto che all'interno di questa bolla hanno avuto come casi di Covid 0 casi in 3 mesi e mezzo. Stiamo parlando di 4.000 persone che sono andate a vivere dentro Disney World. Hanno terminato un campionato che si è concluso regolarmente anche con i playoff e con tutte le finali, con tutte le partite previste, e si sono inventati un sistema, proprio perché lì lo sport è più entertainment, di partecipazione del pubblico pur virtuale, che poi comincia ad essere copiato anche da club, da organizzazioni anche da questa parte dell'oceano. Minacce: hanno perso qualcosa, hanno lasciato sul terreno a livello di ticketing, chiaramente, perché tutte le squadre non potevano giocare nei propri palasport e non potevano incassare, ma l'NBA digitale, per creare quella che era la presenza virtuale degli spettatori all'interno della partita, creando una sorta di piattaforma stile Zoom, dove tutti voi potevate a turno partecipare per qualche secondo nelle vesti di spettatori e vedere in diretta TV la vostra faccia proiettata sulle tribune, assolutamente random, vi iscrivevate e partecipavate all'evento. E sono venuti fuori dei casi incredibili, con spettatori comuni mortali, come possiamo essere tutti noi, porta della politica mondiale, con persone come noi, che a un certo punto comparivano in televisione accanto a un Barack Obama, a una Madonna, a una Beyoncé o a un Jay-Z, che guardavano la partita live, anche loro collegati via Zoom praticamente, sulla piattaforma. Hanno creato delle forme di interazione digitale che adesso diventeranno scuola, perché nessuno si sarà il fan che vive da casa la partita. L'anno scorso era una costrizione, quest'anno sta diventando un'opportunità, e le società sportive, siccome sono sempre più aziende, stanno capendo che, attenzione, prima io mi concentravo a cercare di coinvolgere il tifoso che veniva nel mio stadio, gli vendevo le magliette, gli facevo comprare la bibita, gli facevo comprare la pizza, cercavo di coinvolgerlo dal vivo. Adesso ho scoperto che io, non solo il mio cliente tifoso che viene allo stadio può essere coinvolto, ma io posso coinvolgere le persone che si guardano la partita dal divano di casa. Oggi perché sono costrette a farlo per il Covid, un domani perché saranno costrette a farlo perché non avranno i soldi per venire allo stadio, ma potranno partecipare da tutto il mondo. L'NBA ha insegnato questo, e questo è ciò che sta accadendo anche a livello continentale, a livello europeo. Tanto che, e qui mi ricollego al nostro progetto del Master SBS, l'istanza di avere all'interno delle società sportive quello che ci viene richiesto, figure specializzate in strategie digitali e digital, adesso sta diventando un'esigenza stringente per i club anche italiani, che prima vedevano la pagina Instagram o la pagina Facebook come un qualcosa, una finestra, sì d'accordo, ci dobbiamo essere perché ce l'hanno tutti. Oggi cominciano a diventare Instagram, ormai Facebook è superato, pensiamo a Twitch, delle piattaforme viste sempre di maggior interesse anche dai club che sviluppano eventi fisici, non eventi digitali, ma sempre di più il tifoso si sta digitalizzando. E questa è un'istanza che è nata, che è esplosa con il Covid, ma che in realtà è stata soltanto accelerata, perché c'era già. Si trattava di capire a livello di sport business chi avrebbe avuto la visione per arrivarci per primo e capire che le possibilità sono molteplici. Vi ho fatto il caso dell'NBA, tra l'altro un caso abbastanza importante, e mi ricollego all'Eurolega.
queste hanno capito che avvicinandosi a un tifoso digitale ci si sta avvicinando a un evento in televisione per un'ora e mezza, due, perché è noioso. Noi siamo vecchi, perché noi ci mettiamo a guardare la partita della Juve su Sky o su DAZN per un'ora e mezza e non la finiamo finché. Ma il millennial, il ragazzino di 16-18 anni che in realtà si è allontanato da questo mondo, è perché? Perché non gli puoi offrire un contenuto di un'ora e mezza. Perché oggi la capacità di attenzione di un adolescente è molto limitata. L'adolescente fa fatica a guardare gli highlight su YouTube di 2 minuti, 2 minuti e mezzo di una partita. È questo che gli si vuole offrire. Ecco perché quando noi apriamo una piattaforma social qualsiasi siamo bombardati dagli highlight delle partite dell'NBA. Uno che ha voglia di vedere la tecnica si guarda tutta la partita di 2 ore, 2 ore e mezza, ma la maggior parte della gente vuole contenuti sexy e rapidi, di rapida consultazione. Anche l'Eurolega, pallacanestro europea, sta arrivando a questo. Promuove quasi più gli highlight sulle varie piattaforme digitali che le partite sui canali, le partite classiche di un'ora e mezza, di un'ora e mezza, due, perché sanno che hanno un'audience ballerina. I contenuti che piacciono sono contenuti diversi. Il contenuto digitale non è quello televisivo e non è quello che vedi allo stadio. Queste sono le istanze che i club devono rincorrere. C'è chi li anticipa, come l'NBA, c'è chi li deve rincorrere, come i club europei e soprattutto italiani. In Italia, e vado verso la conclusione del mio noioso intervento, adesso abbiamo un'opportunità che qualcuno vive come una minaccia. E qui torno all'attualità. Qualche settimana fa c'è stata l'assegnazione da parte della Lega Calcio dei diritti TV per il prossimo triennio, se non sbaglio. E abbastanza a sorpresa, i diritti TV, chiaramente la fetta principale, è andata a DAZN dopo anni di predominio di Sky. Questa è una rivoluzione, perché DAZN è vero che su Sky per ora ha i suoi canali dedicati, quindi è visibile anche via satellite, ma DAZN nasce come una TV digitale che si può vedere attraverso le app, si può vedere sul cellulare, si può vedere sul tablet, si può vedere anche sì, sulle smart. Avete visto il caso di Inter Cagliari di 2 domeniche fa, c'è stato il blackout totale. Bisognerà vedere se in Italia, se l'Italia è pronta a questa trasformazione digitale. Perché non tutta Italia è quella con la fibra andante. Ci saranno tanti. La logica, la rete digitale non reggerà a questo impatto. Ma l'opportunità è devastante, perché veramente e finalmente ci sarà, si spera, si auspica anche in Italia, una svolta da un punto di vista proprio di digitalizzazione di un sistema paese che in era Covid abbiamo visto quanto ne ha avuto bisogno e quanto forse avrebbe avuto bisogno di nuove spinte, di nuove tecnologie, di nuove forme, diciamo, strategiche per approcciare il mondo del digitale. Noi stessi, pre-Covid, probabilmente ci saremmo trovati a Padova in un auditorium. Oggi stiamo facendo un workshop su una piattaforma Zoom. Gli studenti sono stati in didattica a distanza fino all'altro ieri. Noi tutti siamo stati in casa a guardarci le partite, o l'anno scorso a guardarci le dirette Instagram dei personal trainer che facevano l'attività a distanza. Ma la verità è che l'Italia non è un paese così digitalizzato come possono essere gli Stati Uniti, il Regno Unito o la Spagna. E infatti, attualità cronaca di questi giorni, nel recovery plan che è ancora in bozza, che sta presentando il governo italiano, una grande fetta dei soldi prevista sugli investimenti è proprio in ambito digitale, per cercare proprio di digitalizzare tutto il paese. E questo chiaramente, di questo ne beneficerà anche il sistema sport. Quella di DAZN, personalmente parlando, la vedo come una grande sfida. Però potrebbe essere una sfida per creare dei nuovi contenuti e per digitalizzare un sistema e far avvicinare della gente nuove fette di mercato di cui c'è estremamente bisogno e del quale, guarda caso, i 12 club della Superlega erano assolutamente coscienti, sarebbe stato fondamentale per il futuro. Chiudo dicendo questo. Nello sport
che lo sport è un paradigma di quelle che sono poi le istanze di un sistema paese e di un sistema mondo, tanto che pensate al clamore che hanno fatto uno spostamento delle Olimpiadi da un anno all'altro e quanto può essere faccia un ulteriore spostamento. Le notizie che arrivano da Tokyo in questi giorni sono abbastanza preoccupanti. Nello sport occorre una generazione di manager che conosca i contesti, soprattutto legislativi di riferimento, quindi una cosa che riguarda anche voi, che sappia analizzare e anticipare quelli che sono i trend di mercato e concepire la squadra come un'azienda, la partita come un evento a tutto tondo e lo stadio come un moltiplicatore di ricavi. Non solo lo stadio, ma anche il salotto di casa. E quindi ci vuole una certa managerialità. E sempre di più si andrà, e questo è un processo ineludibile, quindi prima o poi la Superlega arriverà con modalità e con tempistiche diverse, ma arriverà, perché se non si concepisce anche la Juventus di turno come l'Atalanta di turno come un'azienda e non solo come la squadra di calcio che si mette i calzoncini e va in campo la domenica, non si va da nessuna parte e soprattutto non si fa crescere un movimento. A disposizione per eventuali domande, grazie. Spero di non aver sporato. Caro Enrico, noi ti ringraziamo perché ci hai permesso, noi che siamo fruitori dell'evento sportivo, di vedere anche al di là, anche dietro le quinte. E quindi sicuramente ci hai offerto degli spunti su cui avremo modo di riflettere. Io ringrazio anzitutto tutti i relatori che, con i quali abbiamo avuto il piacere di condividere il pomeriggio, quindi l'avvocato Tognon, l'avvocato Capello, l'avvocato Adami ed il dottor Castorina. Ringrazio naturalmente tutti i colleghi di AIGA che hanno partecipato all'organizzazione di questo evento, ringrazio naturalmente voi che siete intervenuti così numerosi. Ricordo i colleghi di Fuori Foro che riceveranno l'attestato per la partecipazione, mentre i colleghi del Foro di Padova, come sempre, vedranno i crediti caricati sulla piattaforma Sfera. L'invito è quello di continuare a seguire i canali istituzionali e sociali di AIGA per rimanere aggiornati su quelli che saranno i prossimi eventi. Io vi saluto e al prossimo appuntamento. Grazie e buona serata a tutti. Naturalmente ricordo le firme in uscita. Grazie ancora. Pier Filippo, grazie mille, alla prossima. Grazie mille a tutti voi, è stato un piacere, grazie ancora. Grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie.